immagini di Folgaria, dove oggi, anche oggi, sono arrivati migliaia di tifosi. I più gettonati per quanto riguarda gli atleti che ancora lottano per la classifica: Pietro Caucchioli, Cadel Evans, che ha trovato molti affezionati anche nel nostro paese, fra l'altro sono arrivati i suoi parenti a sostenerlo, poi Ivan Gotti, molti tifosi bergamaschi presenti qui sulla salita. Ieri Perez Quacchio, il messicano della Panaria Fiordo, ha colto il bis, un'azione bellissima la sua, è scattato quando mancavano 50 km al traguardo, nessuno più è riuscito a raggiungerlo. Perez Quacchio da stamani è titolare della maglia verde. Cadel Evans, 16 secondi di vantaggio su Frigo, Tyler Hamilton a 18, Aitor Gonzalez a 24 secondi, Caucchioli a 32, Savoldelli a 48. Sei corridori raggruppati in meno di 50 secondi. Un giro tormentato, un calvario, come l'ha definito Candido Cannavò sulla Gazzetta dello Sport, però un giro che presenta una situazione incertissima e per questo rimane appassionante. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Sì, ci sono sei corridori nello spazio di 48 secondi. Intanto vediamo il ritiro di Marco Pantani poco dopo il centesimo chilometro e vediamo anche la maglia rosa, vediamo le prime rampe della Marmolada. E qui siamo sul Fedaia. Marmolada, passo di Fedaia, lo scatto di Julio Alberto Perez Quacchio. C'era ancora l'attacco. De Paoli è transitato per primo sul Fedaia, al suo inseguimento il messicano Perez Quacchio. Cadel Evans ha tentato di rimanere agganciato alla ruota del messicano, forse si è sforzato eccessivamente per fare questo, comunque Cadel Evans poi ha tenuto le ruote di Frigo e di Hamilton, ovvero dei diretti rivali per la graduatoria. Perez Quacchio era indietro in classifica oltre 14 minuti. Sul Pordoi è scattato, allungato Caucchioli, che per una trentina di chilometri è stato maglia rosa virtuale. Il veronese 27enne della formazione Alessio ha tentato il colpo della vita, gli è andata male, ha perso tutto il vantaggio nella discesa del Pordoi. Qui siamo in vista dell'arrivo, viene raggiunto da un ottimo Savoldelli, Perez Quacchio va a vincere, quasi un minuto di vantaggio su Savoldelli che agguanta la seconda posizione. Terzo Frigo, quarto Garate, quinto Gonzales. Tyler Hamilton ha preceduto Cadel Evans. Eccolo qui, questo australiano ex campione della mountain bike che si veste di rosa. In serata però la notizia che ha scosso per l'ennesima volta la carovana. I NAS di Brescia e la Guardia di Finanza di Salò sono venuti ad effettuare delle perquisizioni in Alto Adige, a Corvara, negli alberghi di quattro formazioni: Ceramiche Panaria Fiordo, Mapei Quick Step, Mercatone 1, Saeco Macchine per Caffè. Cosa è successo? Il pubblico ministero di Brescia, che sta indagando sul caso Variale, ricorderete una serie di medicinali proibiti sequestrati sul lago di Garda, ebbene, il pubblico ministero bresciano ha deciso di verificare se ci fossero dei legami tra il gruppo di corridori coinvolti nel caso Variale e gli atleti estromessi dal Giro d'Italia per le vicende doping. In serata si sono rincorse voci che fossero coinvolte anche la Kelme e la Fonac. Niente di tutto questo. Kelme e Fonac assolutamente non coinvolte in questa vicenda. Sequestro, o meglio, acquisizione di materiali. Abbiamo, qui vediamo Amadori della Mercatone 1 che va in caserma. Fatto di alcune ricette, basta. Ma 3 ore per fare solo questo? Se è più veloce, forse lei, non lo so. Quindi insomma solamente questa acquisizione? Sì, è una procedura, diciamo, più che altro operazione burocratica. La cartella clinica di Garzelli? Sì, ma le cartelle cliniche sono presso società, sì. Ma te l'avevo chiesto di Garzelli? Tutte le cartelle o solo Garzelli? Solo Garzelli. Questi era Aldo Sassi, amministratore unico della Mapei, che ci ha spiegato che sono state sequestrate delle ricette relative a Garzelli.
Questi invece sono scatoloni di medicinali sequestrati alla Panaria, la formazione di Roberto Reverberi, che è rimasto in caserma sino alle 23 di ieri sera. Materiale sottoposto a sequestro. Reverberi ha detto che si tratta di integratori, verranno naturalmente esaminati questi medicinali. Non è successo niente di speciale, hanno voluto acquisire dei documenti, il libretto sanitario dell'USEI e di Simoni, ma niente di più. Sì. Il libretto sanitario e per quanto mi riguarda sì. Senta, tre ore per fare questo? I controlli che abbiamo fatto anche durante il giro. Sì, ma c'era anche un computer che non funzionava per niente. Guardate, solo tempo per battere le schede del computer. Grazie. Questi ciao. Claudio Corti, team manager della SAEC. Sentiamo Amadori cosa ha detto. Purtroppo un'avventura nuova per me, però nessun problema. Tutto a posto. Ho sequestrato anche dei medicinali? No. Questa? I medicinali? No, assolutamente. Ho fatto loro lavoro, noi abbiamo fatto quello del nostro lavoro e siamo a posto. Solo riferito a Sgambelluri, per quanto riguarda la vicenda, come degli altri tre corridori che hanno perquisito l'altra società. Nessun problema. Ok? Ciao Marino. Queste le immagini e le voci di quanto successo ieri sera a Corvara in Badia. Si temeva. Qualcuno pensava di ritrovarsi di fronte a un blitz mega come quello di Sanremo dell'anno scorso. Niente di tutto questo, è stata una acquisizione di materiale, ripetiamo, ordinata dalla Procura di Brescia, dal PM Mario Conte, che indaga sul caso Variale. Quindi le cartelle cliniche di Simoni, Garzelli, Zakirov e Sgambelluri, sequestrati due zaini nell'albergo della SAECO e, come abbiamo visto, alcune scatole di medicinali della formazione Panaria. E qui siamo alla partenza, di stamani da Corvara in Badia. Sono rimasti in gara 143 corridori. Il via ufficiale è stato dato alle 10:10, dopo pochi chilometri, i Gran Premi della montagna di Passo Gardena e Passo Sella, affrontati con nessun atleta che avesse voglia di scattare, quindi gruppo compatto. Pellizzotti ha detto che non sta bene, che al giro bisogna essere in forma, bisogna recuperare. Lui ha detto: ho speso troppo nelle prime due settimane. È normale, è al suo primo Giro d'Italia, è giovane, ha già fatto molto perché è stato un protagonista per due settimane. Poi ieri, nonostante non stesse bene, comunque è arrivato con un ritardo intorno ai 5 minuti. Era una tappa dura, forse la più dura del giro insieme a quella di oggi. E quindi dobbiamo aspettarci da questo corridore successi non quest'anno ma negli anni prossimi, sarà un sicuro protagonista. Michil Costa, personaggio di Corvara in Badia, con la bandierina sancisce la partenza di questa 17ª tappa. Non dimentichiamo che a Corvara in Badia il 30 giugno ci sarà la maratona delle Dolomiti, saranno presenti 7.000 ciclisti presenti da ogni parte del mondo. Qui siamo all'Intergiro di Trento, dunque balzo in avanti, siamo già al chilometro 126, gruppo che è rimasto sempre compatto, primo posto per Strazzer davanti a Cipollini e a Piccoli. Intergiro di Trento al 126esimo chilometro. Strazzer consolida il proprio primato in questa speciale classifica dell'Intergiro. Difficilmente qualcuno gli può portare via questa maglia, anche perché ha un vantaggio considerevole. Basta che arrivi a Milano, quindi deve terminare la tappa di oggi. Una tappa dura, una tappa lunga. Sono partiti in salita, ma le prime due salite, come hai detto tu, le hanno fatte ad andatura turistica ed è normale, perché poi c'erano tanti chilometri in discesa, tanta pianura, e quindi era inutile attaccare lì in partenza. Ci colleghiamo con Radio Informazioni per conoscere la posizione del gruppo e la media generale. Sì, va bene, il gruppo è in località Dro, quindi siamo a circa 67 chilometri dall'arrivo. La media generale è stata molto bassa nella prima ora, come dicevi è stata affrontata ad andatura moderata, 18,1, ma c'era anche la salita per il Gardena e per il Sella.
poi è leggermente salita e la media all'intergiro era di 36,74, 30 km orari. Grazie a Radio Corsa, colleghiamoci con Alessandro Fabretti dalla gara. Buona giornata Alessandro. Buona giornata anche a te, buona giornata a tutti i telespettatori da parte mia, da parte di Massimo Valeri che come al solito guida la motociclista. Allora ci troviamo in coda al gruppo, un gruppo che come avete già sottolineato procede ad andatura piuttosto bassa, piuttosto modesta. Abbiamo percorso gli ultimi 30 km a 25 km orari, non di più. Adesso è leggermente aumentata, siamo intorno ai 42 all'ora. La temperatura è molto molto piacevole, siamo intorno ai 25 gradi centigradi, accade poco nel gruppo in questo momento, ci si è avvicinato Gianmario Ortensi per dirci se continuiamo così arriviamo domani naturalmente all'arrivo, ma non sarà così perché di qui a poco comincerà la battaglia, quella vera. Hai parlato con Ortensi, Alessandro, come ti sembra il clima in casa Mercatone dopo il ritiro di Pantani? Sai, dopo il ritiro di Pantani adesso c'è anche via libera per ciascuno di coloro che è stato gregario fino a ieri. E dunque da un lato c'è il grande dispiacere per l'uscita di scena di Marco Pantani, anche se poi lo stesso Ortensi mi ha detto guarda che Marco ha una grandissima voglia di ricominciare. Dall'altra parte c'è anche la possibilità per qualcuno di loro per mettersi così leggermente in mostra. Quindi da un lato tristezza, dall'altro comunque la voglia di affrontare queste ultime tappe del Giro d'Italia. A registrare una conferenza stampa di Pantani stamani nell'albergo della Mercatone 1, Pantani ha detto che è convinto di poter tornare a pedalare con i più forti già a fine stagione, diciamo da agosto fino a settembre-ottobre, dopo quanto fatto vedere al Giro d'Italia è impossibile che Pantani venga invitato al Tour de France, però l'abbiamo visto motivato. E ha detto che la sua prossima corsa sarà il Giro dell'Austria, in programma dal 10 al 15 giugno e quindi dovrebbe ritornare alle corse tra poche settimane, proprio al Giro dell'Austria. Qui siamo su Scirea, il gruppo rimane compatto. Derganz, Martin Derganz, compagno di squadra di Cipollini, il campione sloveno. Oggi sulla seconda moto cronaca abbiamo Guidolin, allenatore del Bologna, appassionatissimo di ciclismo e credo che oggi si divertirà. Buongiorno, mi sentite? Come va Francesco? Bene, ciao Auro, ciao Davide. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti, sono felicissimo di essere qui in mezzo al gruppo, anche se in moto, vicino al mio grande Gigi Riberi che mi sta conducendo con grande capacità e sono felicissimo di essere qui al giro insieme a voi in mezzo al gruppo a respirare questa atmosfera. Come purtroppo in moto, vorrebbe farla in bicicletta? Sì, io al Giro d'Italia sono sempre venuto in bicicletta e poi mi sono presentato al processo alla tappa ed è sempre stato uno dei giorni più belli delle mie vacanze, ma anche questo sarà così perché vivo la corsa da un altro punto di osservazione, da dentro il gruppo, quello che non avevo mai visto in vita mia. Guidolin, ma per un ciclismo come lei, vedere, leggere sui giornali tutte queste vicende purtroppo tristi, extraciclistiche, cosa le provoca dentro? Io spero che questo sia l'ultimo, sono convinto anzi che questo sia l'ultimo giro di un certo tipo, sia l'ultima fase di un lungo momento nel quale tutti hanno pensato forse che prendere una scorciatoia fosse più semplice per arrivare alle vittorie, ma non mi riferisco solo ai corridori perché anzi credo che essi siano la catena più debole di tutto il movimento. Mi auguro e credo se lo auguri la gente, perché io interpreto proprio il pensiero del tifoso, dobbiamo credere nello sforzo che fanno questi ragazzi, dobbiamo credere nelle classifiche che costruiscono questi ragazzi, dobbiamo credere che quello che succede sulla strada in mezzo alle montagne, in mezzo alle difficoltà, quello che succede in corsa deve ritornare ad essere vero. La passione per noi malati di ciclismo rimane sempre perché siamo sempre lì davanti al televisore a comprare il giornale, a leggere di questo, di quello e la voglia di vedere tappe combattute come quella di ieri o quella che speriamo sia oggi. Però grande amarezza c'è in me e credo in tutti coloro che amano il ciclismo perché non, a questo punto veramente capisci poco, ti rendi conto che forse questo mondo, come diceva ieri Candido Cannavò,
se non si dà veramente delle regole, ma credo che ci siamo a questo punto, quest'anno credo sia il punto del non ritorno e si possa solo risalire, ma se non si dà determinate regole sparisce, perché la gente vuole vivere la leggenda, vuole vivere la passione, vuole vivere la storia e non vuole più vivere queste storie e queste situazioni. Lo sport autentico, Gianni sì. Motta ci diceva ieri, questi ragazzi non sono più abituati ad allenarsi, a lavorare come facevamo noi 30 anni fa. Forse manca un po' di spirito di sacrificio. Mister, quanti chilometri hai fatto quest'anno? Sono a buon punto, Davide, tu lo sai che alla 10 Colli non potevo essere competitivo. Sì, ma eri concentrato su altri traguardi. Su altri traguardi, però ti do un avvertimento in diretta a te e a tutto il popolo del ciclismo. Siccome andrò in ritiro il 24 giugno con la mia squadra e sarò, sì. E sarò vicino al Gavia, ti dico che farò tutti i giorni il Gavia per poterti sfidare e naturalmente questa volta battere. Come naturalmente battere? Naturalmente batterti questa volta quando andremo in ritiro a Sestola. Ti aspetto tra il 10 e il 20 luglio lì. Va bene. E questa è una convocazione per tutti gli sportivi che in quel periodo saranno nella zona. L'anno scorso abbiamo fatto una sfida sul San Pellegrino in Alpe, una salita durissima quando appunto il Bologna era in ritiro e devo dirvi francamente che ho fatto una grande fatica a stare a ruota a Guidolin, va veramente forte. Grazie Maurizio. E buon pomeriggio a tutti, volevo salutare anch'io Guidolin e ti aspetto perché so che vieni vieni proprio a Di Maro vicino a casa mia e verrò anch'io insieme in bicicletta. Comunque tornando adesso alla corsa, siamo proprio in periferia di Arco, fra un po' i corridori svolteranno a sinistra e al paese di Bolognano inizierà la salita più dura della giornata, il Montevelo, questa è la denominazione esatta, che poi termina sul Santa Barbara. Successivamente ci sarà il passo Bordala, 1250 metri d'altitudine. Scopriamo le caratteristiche di questa doppia salita. Il passo Santa Barbara è lungo 12 km e 700 metri, pendenza media dell'8,5%, pendenza massima del 13%. Il passo Bordala è più corto, 4 km, pendenza media del 7%, massima del 12%. Sulla destra la cartina della tappa che si snoda tra l'Alto Adige in provincia di Bolzano e la provincia di Trento, sulla sinistra il gruppo che si mantiene compatto. Fra 3 km comincerà la salita di Montevelo. È una salita dura, una salita lunga, soprattutto il primo tratto, intanto vedete di livello 1042 metri, lunghezza 12,700, pendenza media 8,5. È una salita che presenta delle difficoltà maggiori nella prima parte, i primi 5-6 km, poi ci sono diversi tornanti. Il tratto più facile è l'ultimo, gli ultimi 2 km, però è abbastanza lontana dal traguardo. Non penso che lì possa succedere qualche cosa. Sì, possono rimanere 20-25 corridori, ma per me la battaglia vera tra gli uomini che poi cercheranno di vincere il Giro d'Italia sarà sull'ultima salita, quella di Passo Coe, qui a Folgheria. Anche perché dalla vetta di Passo Bordala sino all'inizio della salita conclusiva ci saranno 22 chilometri tra discesa e pianura passando la città di Rovereto, Villa Lagarina, Calliano e quindi ascesa finale verso Folgheria Passo Coe, ma una volta arrivati a Folgheria ci saranno ancora 6 km di salita. Sì, a Folgheria ci sono 500-600 metri di strada facile, in leggerissima discesa, poi si prosegue proprio fino qui, fino a Passo Coe. Gli ultimi 5 km sono forse i più impegnativi, ma soprattutto arrivano dopo una tappa lunga, dopo tanti chilometri di salita e soprattutto dopo aver affrontato la tappa di ieri che rimarrà nelle gambe di qualche corridore. Primo piano per Enrico Degano, compagno di squadra di Perez Quapio, qui siamo su Maximilian Sciandri. I passaggi sul Gran Premio della Montagna di Gardena, primo Barbero, secondo Perez, terzo De Paoli, sul Sella primo Marin, il colombiano, secondo De Paoli, terzo Castelblanco. A te Alessandro. Lega in moto il cronista Guidolin e me lo fate distrarre. Ha perduto un fuori programma, non se n'è accorto. A Dro, località che abbiamo appena superato, si è fermato Guido Trenti. Sapete perché? Perché ha vissuto per 2 anni in quella località e dal momento che erano 2 mesi che non vedeva la mamma, ha avuto la possibilità da parte del gruppo di fermarsi, di riabbracciare la mamma che non vedeva da 60 giorni e di tornare in gruppo. Un saluto anche da parte nostra alla mamma di Guido Trenti.
Guido Trenti, gregario prezioso di Cipollini, l'anno scorso vincitore di una tappa alla Vuelta a Spagna. Qui siamo sulla rocca di Arco di Trento. L'anno scorso si concluse una tappa proprio qui ad Arco e veniva affrontata la salita di Santa Barbara in senso inverso al senso di marcia di oggi, e vinse Contreras, corridore che quest'anno ha abbandonato. Code interminabili in questa zona, migliaia di turisti tedeschi che naturalmente privilegiano il lago di Garda come luogo di villeggiatura si sono trovati bloccati proprio all'uscita autostradale. Questa è proprio la strada che collega Rovereto, l'uscita autostradale Rovereto Sud, Lago di Garda Nord, verso il nord, verso Arco di Trento e Torbole. Eccolo qua intanto Frigo. Frigo, Dario Frigo, aiutato dai compagni di squadra, vuole cominciare questa salita in testa. Ieri molto, molto bravo, e secondo me oggi potrebbe anche vincere la tappa. Un messaggio: è vero che c'è una gran fondo intitolata ad Adriano De Zan? Sì, è vero, e ci sarà il 23 giugno prossimo. Eh sì, è una gran fondo ex Diablo Giro dell'Ossolo, e c'è stata appunto questa prima edizione di questa gran fondo, e si svolgerà il 23 giugno prossimo. Qui siamo in coda al gruppo con Galvez secondo a Conegliano Veneto alle spalle di Cipollini, buon velocista della Kelmen. Andatura sostenuta, si cerca di affrontare i primi chilometri di salita nelle prime posizioni. Anche i velocisti per ora non hanno avuto problemi nonostante i due gran premi della montagna. La magnifica comunità di Folgaria fin dal 1200 ha goduto di autonomia amministrativa e politica. Sì, avremmo affrontato questo discorso quando il gruppo il nostro regista Balagni ogni tanto ci propone questi dati di storia, questi dati culturali. Sì, tra un po' comincerà la salita di Montevelo, Santa Barbara, una salita che, Maurizio, tu l'hai già affrontata in bicicletta? Sì, molte volte, perché partivo da casa, venivo sempre verso il lago di Garda e andavo a affrontare proprio questa, il Passo Bordala. È una salita che non ti dà respiro fino proprio agli ultimi due chilometri. È lunga, eh? Sì, è molto lunga. La pendenza media praticamente è intorno al 10%, perché sul nostro libro c'è scritto l'8,5, però calcolando anche praticamente gli ultimi due chilometri che sono quasi pianeggianti, quindi per 10 chilometri vai sempre intorno al 10%, quindi non ti lascia assolutamente respiro. E un dato, ieri di salita c'erano 49 chilometri e un dislivello di 3.400 metri, oggi dovranno percorrere 50 chilometri e il dislivello è maggiore, sono 4.000 metri. Sono tanti. Un telespettatore ci dice che secondo lui Frigo, Evans e chi vuole vincere a Milano deve attaccare subito sul Santa Barbara o Montevelo, perché se no Hamilton ha già vinto. Sei d'accordo? Allora, il problema è questo, che Frigo ed Evans non possono attaccare sul Montevelo, perché potrebbero poi trovarsi corto di energia nel finale. Potrebbero mettere davanti le proprie squadre. Il corridore australiano Chanoé, che anche ieri è stato bravissimo, mentre Frigo ha Eddie Mazzoleni che potrebbe dargli una mano. E sì, forse sarebbe meglio tenere alta l'andatura già sul Montevelo, perché Hamilton ha dimostrato di essere non fortissimo ma comunque competitivo in salita. Ma l'importante per Hamilton è che comunque ha una bella squadra, un'ottima squadra, sa dosare lo sforzo e quindi sarà difficile staccarlo, ma non impossibile. Bierhouten, Marischal, Van de Vover in testa al gruppo. Secondo te Rick Verbrugge in mente qualcosa? Come mai fa lavorare i suoi corridori? Ma sai, ieri non è andato benissimo. Ieri è arrivato abbastanza in ritardo, ha accusato un ritardo di 3 minuti da Savoldelli.
e non penso che oggi abbia la possibilità di arrivare con i primi, cerca di arrivare nei primi 10, nei primi 15 in classifica generale. È già un buon risultato per lui, perché non ha mai fatto classifica, è venuto qui con l'intenzione di arrivare nei primi 5, ma penso sia ancora un po' troppo presto. Le salite lunghe e dure non riesce ancora a superarle bene. Calvez in coda al gruppo, mentre la Lampre assieme alla Lotto Adecco sta tirando, quindi Garate potrebbe oggi regalarci un'altra sorpresa. Qui siamo su Cipollini che fa un cambio vestiario. Sì, si toglie la maglietta della pelle dal momento che fa molto caldo, dal momento che adesso ci sono diversi chilometri in salita, si toglie la maglietta, anche perché questa mattina sono partiti da Corvara, il tempo era bello, c'era il sole, ma era abbastanza freschino, quindi quasi tutti i corridori adottano la classica maglietta della pelle, e dal momento che adesso fa molto caldo preferisce toglierla e quindi ha fatto questo spogliarello. Tra poco svolta a sinistra verso Bolognano e quindi comincerà l'ascesa verso il Monte Velo. Quando Evans pedala fuori sella è un po' strano, cosa ne pensate? Ma sai, ogni corridore ha il suo modo di andare, soprattutto fuori sella. Gotti sembra un pendolino, ci sono altri corridori che sono molto più rigidi, molto più fermi. In effetti sì, quando si alza sui pedali è caratteristico, è particolare, probabilmente perché lui ha cominciato con il mountain bike, abituato con un manubrio diverso, una presa con le mani diverse, e quindi si è portato, ha ereditato questa stranezza, diciamo così. Ci siamo, sta per cominciare la salita. Alessandro? Io sono accanto all'ammiraglia della Mapei Quick Step con Roberto Damiani, allora per capire se questo spettatore, lei sta sentendo oltre che guardando la televisione, sì esatto, se questo spettatore ha ragione a voler l'attacco sul Santa Barbara oppure no? Ma dobbiamo vedere come va la corsa, certo con dopo la salita di Folgaria è un rischio, noi abbiamo la maglia, gli altri l'attacco. Questa mattina Cadel ci ha detto, bisognerà vedere se ho recuperato lo sforzo di ieri, come sta effettivamente? Ma lui sta bene, è chiaro che una tappa come ieri è stata di un grandissimo impegno per tutti, ce la giochiamo veramente con tanta volontà, con tanta voglia, soprattutto col piacere di avere scoperto un corridore che piace anche alla gente, allora speriamo di fargli vedere un grande spettacolo. Guardando la classifica dall'alto verso il basso, chi temete di più? Ma sicuramente proprio è la classifica che parla, i Frigo, gli Hamilton, non dimentichiamo che c'è anche una cronometro molto lunga e quasi completamente piatta, quindi bisognerà giocarsi molto molto bene le carte sia su Santa Barbara che su Folgaria. Una curiosità, Damiani, agli occhialetti rosa, certo non glieli avevate preparati per lui, forse erano per Stefano Garzelli? Ma l'importante è portarli a Milano, perché erano, non lo so, so sicuramente che la nostra squadra ha avuto una grandissima reazione, si è compattata dopo il problema Garzelli e se siamo ancora qui è grazie veramente a questo grandissimo spirito che abbiamo avuto tutti, dai corridori a tutto il personale, di lottare ancora fino alla fine, ed è questo che vogliamo fare. Grazie Roberto Damiani. In testa al gruppo c'è stato fino a un istante fa Gabriele Missaglia, che adesso si sposta, e Perez qua più sembra aver recuperato abbondantemente lo sforzo, è già il comando Perez in seconda posizione, la maglia rosa controlla, poi c'è Töcznig, il capitano della Gerolsteiner. Centinaia di scritte dedicate a Dario David Cioni qui sulla salita di Folgaria e anche tifosi venuti dall'Austria proprio per Töcznig. È partito Perez Quapio, si porta su di lui Mesa a Mesa. C'è da fare una precisazione, ci ha chiamato pochi istanti fa Corti, il team manager della Saeco, per ribadire che alla Saeco non hanno portato via niente, nessun medicinale, è stata solamente una questione di verbale, di fermare dei verbali e di controllare le schede sanitarie. E avevamo già ribadito in apertura di trasmissione che né la Fonac né la Kelme sono state coinvolte nella perquisizione di ieri, nell'acquisizione documenti di ieri. Perez Quapio e Mesa Mesa. Perez Quapio è incredibile, tutte le volte che trova una salita non riesce a stare fermo, va sempre all'attacco. Aveva sbagliato i tempi sul Campitello Matese e non ha sbagliato i tempi ieri, è partito dopo 5-6 km dall'inizio della salita
del Passo Fedai, ha fatto gli ultimi 50 km da solo. Anche a San Giacomo era stato molto bravo, era scattato 5 km dall'arrivo, era scattato nel tratto più impegnativo. L'ultimo a resistere era stato Cadel Evans ed è riuscito così, con questi due attacchi, a vincere già due tappe in questo Giro d'Italia. Messaggio: secondo voi oggi Perez può fare il tris? La risposta l'abbiamo qui. Qui davanti ai nostri occhi, Perez però, è già all'attacco con mesa a mesa. Però secondo me sta abusando un po' troppo della sua capacità di andare in salita. Mancano ancora tanti chilometri, sì, c'è questa salita, ma a differenza di ieri ci sono anche diversi chilometri in discesa e anche un po' di pianura. Quindi non lo so se lui possa fare tris oggi. Sì, possibilità ci sono, ma potrebbe anche essere battuto. Maurizio. Sono d'accordo perfettamente con Cassani. Attenzione, c'è un colombiano della Selle Italia che sta scattando. Sono d'accordo con Davide perché c'è ancora moltissima strada, anche se vedete da queste immagini che Perez ha la voglia di scattare, però si trattiene, sta pedalando con grande facilità e il gruppo è là a pochi metri. Forse sta aspettando che qualcuno gli venga sotto, perché dopo la discesa c'è ancora un po' di pianura per andare a prendere l'ultima salita di Passo Coe. Infatti adesso lui sta lottando più che altro per conservare la maglia verde, penso che nessuno possa portargliela via, e difatti non è che prende in mano lui la situazione, va sempre dietro ai corridori che attaccano. Prima è stato mesa a mesa, adesso è stato Muñoz, però vedete che non è proprio convinto e difatti sta aspettando. Il vincitore del Gran Premio della Montagna, Hernán Muñoz, al Giro di Malesia, ha vinto quest'anno. Lui è del 1973, di Medellin, Muñoz. Tanto si sono già staccati diversi corridori ed è normale, perché la salute è stata affrontata già fin dai primi metri velocemente, e ho visto che tra i primi corridori staccati c'era Nodera. Ho parlato questa mattina con Bevilacqua, direttore sportivo della Colpa Castro, e mi ha detto che quest'anno hanno vinto già una tappa, è stato molto bravo Denis Lunghi, ma adesso l'obiettivo è di portare a Milano Nodera, il corridore giapponese della Colpack Astro. Hernán Muñoz ci riprova. Qui la salita è abbastanza dura, siamo intorno al 10%. Alessandro? Abbiamo visto Nardello indietro. Sì, Nardello indietro, si è staccato anche Vladimir Duma, che ieri era stato molto attivo, si sono staccati naturalmente tutti i velocisti, o meglio, si sono lasciati staccare. Vedo già in difficoltà Castelblanco, lo ripetiamo, ha avuto un problema muscolare nei giorni scorsi e nelle ultime posizioni del gruppo della Maglia Rosa. Per il resto anche Daniele De Paoli si sta staccando, ieri aveva lavorato moltissimo per Pietro Caucchioli, e il gruppo della Maglia Rosa adesso è formato da una quarantina di unità. E qui siamo su Castelblanco, vicino a lui Daniele De Paoli. Joachim Castelblanco, nel corso delle prime due settimane del Giro, rincorreva ogni Gran Premio della Montagna, adesso evidentemente in calo di condizione. Ci prova invece il suo compagno di squadra Muñoz. C'è sempre mesa a mesa in testa e vedete Perez che Perez e Cioni. Sì, c'è Frigo. Non capisco che Noè sia lontano dalla Maglia Rosa, suo compagno di squadra, perché probabilmente Noè potrebbe entrare in azione dopo, è comunque intorno alla decima posizione. Noè ieri è stato bravissimo, generosissimo come al solito, ha scandito il passo sul Pordoi, e dal momento che è il corridore più forte della Mapei, come gregario parlo, comunque come compagno di squadra di Cadel Evans, adesso è soprattutto Cioni che scandisce il passo, che fa il lavoro maggiore, poi dopo probabilmente potrebbe intervenire Noè. Però la sensazione è che Cadel Evans stia bene, ha messo i propri uomini al comando, e l'intenzione è quella di stancare Tyler Hamilton. Secondo chilometro di salita. Si arriverà ai 1165 metri del passo di Santa Barbara, poi discesa 4 km verso Ronzo Chienis e quindi passo Bordala. Manifestazione folcloristica qui sul traguardo. E adesso
Zampieri. Vediamo Steve Zampieri. Nella discesa del Santa Barbara, Savoldelli può dire la sua? Penso di no, perché dopo ci sono diversi chilometri a cronometro. Potrebbe cercare di portare via un gruppettino, ma non è una discesa, a mio modo di vedere, per Savoldelli. Tu, Maurizio, che ne dici? Sì, sono d'accordo con te, perché è difficile solamente nella prima parte, poi è abbastanza larga, non è una discesa tecnica dove puoi fare grossa differenza, però sai, dopo la discesa c'è ancora un pezzo di pianura per arrivare a Cagliano e dobbiamo ricordarlo, ci sono quasi 20 chilometri per andare a Passocue, quindi è lunga. È lunghissima, quindi basta andare in crisi un attimo e perdi tutto, e fa bene per Esquapio a trattenersi, sta salendo con grande facilità. Ho visto anche gli uomini di Dario Frigo che stanno cercando, secondo me, di stancare Hamilton, perché oggi sia Frigo che Evans, secondo me, dovranno cercare di guadagnare un po' di terreno, e possono farlo sull'ultima salita per andare a Passocoe, perché Hamilton, lo ricordiamo, secondo me, a cronometro è il grande favorito. Terzo tentativo per Héctor Osvaldo Mesa Mesa, corridore neoprofessionista colombiano di Medellín. Pausa per noi. Siamo al quarto chilometro di salita del Montevelo, mancano 53 chilometri al traguardo, linea Fabretti. Mentre Mesa Mesa ha guadagnato una decina di metri nei confronti del gruppo, si sta staccando Franco Pellizzotti, che evidentemente conferma la sua stanchezza o il suo leggero malessere per una bronchite. Con lui accanto c'è Cristian Moreni, Igor Pugacci gli è avanti. Me l'aveva detto Franco Pellizzotti, non riesco a recuperare, forse ho speso troppo nelle prime due settimane di Giro d'Italia, quindi non è una sorpresa il fatto che Pellizzotti si stia staccando. Eccolo lì intanto dietro a Pugacci, Pellizzotti in evidente difficoltà, ma l'abbiamo detto già da diversi giorni, Auro ha attaccato Limone, anche a Campitello è stato molto bravo, in diverse occasioni anche Orvieto ha cercato di andarsene nell'ultimo, a San Giacomo, ed è normale che paghi un po' lo scotto, lo ricordiamo, lo ribadiamo, è al suo primo Giro d'Italia, un corridore giovane, ha già fatto tanto, è qui per imparare. Lo stesso Popovic, che l'anno scorso ha dominato nei dilettanti, sta sì andando bene, ma è normale che paghino questo scotto del noviziato. Franco Pellizzotti è nato nel 1978, al suo secondo anno di professionismo. Il gruppo si sta ulteriormente restringendo, ci sono 35 uomini a comporre il plotone della maglia rosa. Cadel Evans si mantiene in quarta posizione, è arrivato anche Andrea Noè accanto a lui, raggiunto Mesa Mesa. Eccolo lì, raggiunto in questo momento, vedete ciò che si mantiene sempre davanti a Cadel Evans. Cadel Evans, come al solito, pedalata molto agile, anche agile la pedalata di Taylor Hamilton, un po' più dura quella di Frigo. Ci sono anche tre uomini della Rabobank, Nierman, Engels e Michael Bohert. Affiancato adesso a Evans, Andrea Noè. Sulla sinistra Dario Davidcioni. Taylor Hamilton, lo vediamo a centro inquadratura con la maglia bianca e rossa della CSC Tiscali. Per il momento tutti hanno paura, mancano ancora 50 km all'arrivo, ci sono ancora diversi chilometri di questa salita di Montevelo, poi anche c'è il Bordala, poi c'è il Passocoe, altri 19 km. Qui potrebbero andare al comando le seconde linee, corridori come Noè, corridori come Eddy Mazzoleni, ma io penso che la battaglia vera ci sarà solamente nell'ultima salita. È sembrato di veder scattare ancora una volta Julio Alberto Perez Quapio. Vediamo dall'immagine se siamo a 7 chilometri dalla vetta. Qui la salita continua ad essere impegnativa, vedete che i corridori sono
soprattutto quelli in testa sono sempre sui pedali ed è la caratteristica che adottano gli scalatori. Gli scalatori sono corridori che sono 57-58 kg, come appunto per Squapio, vanno spesso sui pedali, mentre i passisti come Frigo, come Caucchioli, preferiscono salire seduti perché hanno più forza, hanno più potenza. Non sta dando nessun segno di cedimento Paolo Savoldelli, l'abbiamo ribadito anche ieri. Savoldelli secondo al Giro d'Italia nel 99, ha ritrovato brillantezza, fiducia nei propri mezzi, voglia di correre, di soffrire, e visto che le doti le ha sempre avute, finalmente le sta mettendo in evidenza. Sì, aveva perso un po' la voglia di soffrire, aveva perso un po' la voglia di andare in bicicletta. Tra l'altro io ho avuto parole di elogio per la Saeco, ho detto sono stato costretto ad andare via, non perché la squadra non mi voleva più, anzi io devo ringraziare la Saeco perché mi ha sempre aiutato tantissimo, ma ho attraversato io un momento particolare e avevo bisogno di cambiare ambiente ed è per quello che ho cambiato squadra. Si sta staccando anche Conti, 50 chilometri al traguardo, quindi tra 3 chilometri e 8 arriveranno in cima al Santa Barbara, poi discesa, e tra 10 chilometri saranno sul passo Bordala. Alessandro? Sono con la Tacconi Sport MG di Enrico Maggioni, che quest'oggi siede qui accanto a Fabrizio Bontempi, direttore sportivo. Allora, quattro uomini della sua formazione lì nel gruppo di testa, soprattutto un Dario Frigo assolutamente pimpante. Sì, adesso è iniziata la salita, l'hanno attaccato davanti, praticamente sono rimasti lì in quattro dei nostri. Adesso vediamo, perché c'è anche una selezione abbastanza impegnativa qua adesso. Maggioni è il patron della Tacconi Sport MG, dunque Maggioni, soddisfatto per quel che sta accadendo in corsa, per quel che stanno facendo i suoi uomini? Si aspetta la maglia rosa, lei però ci ha detto prima. Noi siamo soddisfattissimi, quello che viene oggi va sempre bene, poi valuteremo sabato lo cronometro. Voleva dire proprio questo, sabato lo cronometro, che cosa valuterete? Ma vediamo un attimino, la cronometro è più adatta questa a Dario che quella che è passata, no? Sicuramente lui darà tutto lì. Oggi se si salva e può anche fare, non so. Siamo costretti a lasciare Maggioni, comunque abbiamo percepito quel che voleva dire. Ecco. Tanto oggi è una tappa molto importante. È una tappa di prima di salvarsi e poi valutare in finale se si ha le gambe, insomma, ecco. Perfetto. Allora ringraziamo Enrico Maggioni, abbiamo capito che oggi per Dario Frigo l'importante sarà rimanere lì per dar poi tutto nella cronometro di dopodomani. Beh, Frigo una cronometro in carriera l'ha già vinta, è storia dell'anno scorso. Hamilton ha perso, no, è lì Hamilton, eccolo lì Hamilton. Tanto è stato raggiunto Hernán Dario Muñoz, come dicevi te Auro, vive a Medellin ed è tifoso del Boca Junior ed anche dell'Inter. Quest'anno ha vinto il Giro della Malesia. Prima posizione Ivan Gotti. È diventato tifoso dell'Inter perché lui è dello stesso paese, anzi dello stesso quartiere di Cordoba, che è un giocatore che milita nell'Inter. Gotti, Perez Quapio, Pavel Tonkov, mentre Fabretti ci informa che ha perso contatto anche Michele Scarponi. Si forma un terzetto al comando, qui siamo su Denis Lunghi in evidente difficoltà. Francesco Guidolin, dove ti trovi? Ciao, sono sulla salita, sono appena dietro al gruppetto dei migliori, abbiamo superato in questo momento Mazzanti, alcuni ragazzi che conosco fra l'altro perché con Mazzanti mi sono anche allenato. È una salita durissima, la strada è molto stretta, fa molto caldo, questo è importante perché è un caldo afoso almeno fino a qualche chilometro fa. Adesso la temperatura è un pochino, si è abbassata un pochino, e per i corridori questo è molto meglio. Vanno giù su fortissimo, adesso stiamo risalendo il gruppo e sto per intravedere il mio, quello che a me è piaciuto di più quest'anno, e cioè Franco Pellizzotti. Io spero che faccia una grande tappa, ma anche se non dovesse fare bene oggi, ha fatto un grande giro, è il futuro del ciclismo, un ragazzo con grande temperamento,
E poi è un veneto. Poi un veneto come me, ed è il corridore preferito da uno dei miei figli, da Giacomo, per cui sono proprio a 10 metri da Franco Pellizzotti e vorrei dargli una mano per farlo rientrare, ma non è lontano dal gruppetto. Quindi non è andato in crisi, sta salendo del proprio passo. Sì, sì, è dietro il gruppetto dei migliori, ha un compagno di squadra che lo sta aspettando a 10 metri, ma lo vedo ancora bene, secondo me non sta appunto salendo col proprio passo senza cercare di sprecare energie ulteriori, ma ti ripeto, è proprio molto vicino al gruppetto di Perez Quapio, che secondo me è nettamente il più forte di tutti in salita. È arrivato Rick Verbrugge su Gotti, Tonkov e Perez. Aveva in mente qualcosa Rick Verbrugge, infatti poco prima della salita aveva messo al comando i propri tre compagni di squadra. Ieri è arrivato a 3 minuti da Savoldelli, Savoldelli che è arrivato secondo, considero Savoldelli perché parlo per la classifica generale. Oggi sembra che si sia ripreso, sta salendo abbastanza bene, comunque è sempre un po' troppo duro il rapporto, dovrebbe andare via un po' più agile come fa Cadel Evans, come fa Tyler Hamilton. Tyler Hamilton si mantiene a ruota della maglia rosa, poi vediamo Frigo, Savoldelli, poi c'è Juan Manuel Garate, c'è Escartin, c'è un bravissimo Mazzoleni, c'è Kessler della Telecom che finalmente non deve più lavorare per Heppner, finalmente lo penserà lui credo, anche se gli ha salvato il giro Heppner alla formazione. È stato tedesco per 11 giorni in maglia rosa, una bella soddisfazione per lui, tra l'altro anche i giornali tedeschi hanno messo in evidenza questa bellissima prestazione di questo ragazzo che è stato sempre un gregario e si è ritrovato un bel giorno in maglia rosa. Tra l'altro il suo capitano Ulrich è stato operato al ginocchio, un piccolo intervento fatto in anestesia locale e ricomincerà ad allenarsi tra 2 o 3 settimane, quindi ancora lontano il rientro per Jan Ulrich. È ormai ufficiale che non prenderà parte al Tour de France il capitano della Deutsche Telekom. Qui siamo su Cioni, molto bravo anche questo ragazzo della Mapei. Maurizio? Sì, nel gruppo di testa vediamo ci sono 3 ex biker, Cioni, primo, secondo, Cioni della Mapei e Cadel Evans con la maglia rosa della Mapei, e in coda al gruppo il compagno di Hamilton, Rasmussen, ex campione del mondo. E oggi per la prima volta abbiamo visto Tonko fa l'attacco, non penso per fare la classifica per lui, ma penso oggi soprattutto per Manuel Garate, che negli ultimi giorni ci ha sorpreso un po' tutti. E qui siamo su Miho Ljevic, atleta croato della Alessio, risaliamo e troviamo Franco Pellizzotti che sta rientrando, prova d'orgoglio per il veneziano. Stato anche qui è stato intelligente, si è reso conto all'inizio della salita che non era aggiornata, nel senso che sentiva un po' le gambe stanche, ha preferito salire del proprio passo, non è andato in crisi e difatti adesso sta limitando i danni, quindi potrebbe rientrare, se non lo fa in questa salita potrebbe farlo nella discesa successiva o sul portale. Alessandro, in quanti sono in gruppo? In gruppo ormai sono in 20-25, si è staccato Jaroslav Popovic, anche Paulino e credo che Pellizzotti rientrerà di qui a poco. È rientrato anche grazie all'aiuto del suo compagno di squadra Miholevic, che lo ha atteso e lo ha praticamente riportato dentro. Comunque ha superato assolutamente quel momento di difficoltà e ormai è a 10 metri da Alessandro Spezialetti, che è in ultima posizione. Gotti è davanti, poi abbiamo visto Cauchioli, De Paoli ha detto che si è staccato, sta rientrando Pellizzotti, Moreni è in gruppo? L'ho detto prima, si era staccato insieme con De Paoli. Ah, si è staccato con De Paoli, perfetto. Velocità comunque è abbastanza sostenuta, vedete che il gruppo è composto da 25, al massimo 30 corridori. C'è sempre Perez, Quapio. Con Tonkov, eccolo qui, il russo. A questo punto secondo uomo di classifica della Lampre. Sì, anche perché lui è 15° in classifica generale con un ritardo di 6 minuti e 11 secondi. Il capitano è diventato Juan Manuel Garate, 7° in classifica a 1 minuto e 26. Perez e Tonkov in 2, invece sono stati raggiunti Gotti e Verbrugge. È
eccoci su Hamilton. Sembra buona per il momento la pedalata di Hamilton, ma mi sembrano buone tutte adesso le pedalate, perché per loro non è una fatica rimanere lì a questo ritmo. La maglia rosa, Evans, sempre a ruota di Cioni. È rientrato Pellizzotti. Stanno per essere raggiunti anche Perez, Quapio e Pavel Tonkov. Quindi non si è trattato di scatti decisi, allunghi, ma sai, la salita è dura, la stanchezza si fa sentire. E poi il traguardo è ancora molto lontano. Gotti e Verbrugge si stanno riportando su Perez e Tonkov. Fa paura l'ultima salita, sono 19 chilometri, difatti se vedete quelli che sono all'attacco adesso sono tutti uomini che sono abbastanza lontani in classifica generale. Tonkov non è mai andato bene in questo Giro d'Italia, Gotti una caduta nella tappa di Liegi lo ha praticamente allontanato dalle posizioni di vertice in classifica generale, è stato molto bravo soprattutto per aiutare i compagni di squadra Pellizzotti e Cauchioli nelle tappe di montagna, e difatti adesso cerca di avvantaggiarsi proprio perché in classifica non è nelle prime posizioni. Ed è per questo che Cioni potrebbe anche lasciarli andare. Alessandro? Sta attaccando Pereiro della Fonac, mentre Jaroslav Popovic ha recuperato la coda del gruppo. Franco Pellizzotti straordinario, non solo si è riportato sul gruppo, ma adesso sta guadagnando posizioni ed è direi nelle primissime posizioni di questo gruppo, che adesso è formato da 21 corridori. Evans a ruota di Dario David Cioni. 10 secondi di vantaggio per Perez, per Tonkov, c'è anche Gotti, mentre Rick Verbrugge pedalava in maniera legnosa. D'altronde sappiamo che non è uno scalatore il belga, è un gran passista, tiene bene su salite medie, ha vinto anche la Freccia Vallone che terminava come da tradizione sul muro di Wi, però non è da considerarsi uno scalatore Rick Verbrugge. Eccolo qua, Cauchioli, protagonista ieri, è stato virtuale maglia rosa per una trentina di chilometri, attaccato sulla Pordoi, poi è stato raggiunto proprio in vista del traguardo, anche perché lui in discesa non è un drago. È salito a 23 secondi il vantaggio di Tonkov e Julio Alberto Perez Quapio. Alle loro spalle c'è Ivan Gotti, ma non sappiamo con che ritardo. Eccolo lì Ivan Gotti, 10 secondi. Alessandro, quanto manca alla Santa Barbara? Siamo adesso a 46 chilometri dalla conclusione, dunque facendo un rapido calcolo... Tra poco ci siamo quindi. Beh sì, non manca moltissimo. Tra l'altro gli ultimi 2 chilometri sono i più facili, c'è un tratto anche in pianura. Quindi adesso la salita dura è terminata, sì c'è ancora qualche strappettino, ma il duro ormai è alle spalle. Poi c'è tempo di respirare, ci sono 3 chilometri di discesa e quindi il passo Bordala. Dopodiché picchiata verso Castellano, Pederzano, Nogaredo e Villa Lagarina. Andiamo a scandagliare il gruppo, Hamilton, Frigo, Noè, Cauchioli, Pellizzotti, Garate, Töcznig, Savoldelli, c'è Spezialetti e Miki Bochert. Poco più indietro Eddie Mazzoleni. Anche Bocher... Grande Giro d'Italia per Mazzoleni. Davvero? È stato molto bravo, è stato d'aiuto anche a Dario Frigo, mentre vedete che Rick Verbrugge è stato raggiunto dal gruppo maglia rosa, sempre Dario Cioni in prima posizione, il passo regolare non sostenutissimo, però dà la possibilità alla maglia rosa di stare lì tranquillo, non ci sono scatti da parte degli uomini di alta classifica, quelli ci saranno probabilmente sull'ultima salita.
Pensa Davide che ieri Mazzoleni era in netto ritardo, ha recuperato nel finale ed è andato a far la volata battendo Pereiro, Gotti ed Escartin. Ha fatto una rimonta finale veramente con carattere, con autorevolezza. 21 secondi il ritardo di Gotti rispetto a Tonkov e Perez Quapio, a 36 il gruppo Maglia Rosa. C'è anche Van de Vover, eccolo Mazzoleni che sta risalendo, c'è Sastre, anche se mi sembra che gli uomini di Hamilton stiano faticando molto, altrimenti starebbero più vicini al proprio capitano. Cercano di fare il possibile, ieri sono stati molto bravi, soprattutto Sastre e Rasmussen hanno dato la possibilità ad Hamilton di recuperare, aveva quasi un minuto di ritardo sulla Fedai, è riuscito a rientrare e poi non si è più staccato, eccoli lì in coda al gruppetto di testa. 20 uomini fanno parte di questo gruppo, ci sono anche tre atleti Rabobank, oltre a Bochert, Engels e Niermann, un olandese e un tedesco. Cos'è quel piccolo fazzoletto che molti corridori hanno sotto la sella? Viva il ciclismo, Federico. Federico non ha seguito evidentemente le prime tappe, l'abbiamo ricordato ogni giorno. È uno straccetto bianco, un simbolo di pace voluto dall'associazione Emergency, l'associazione umanitaria di Gino Strada, quell'associazione che soccorre le vittime delle guerre in ogni parte del mondo, coloro che rimangono feriti ad esempio dalle mine antiuomo o nei conflitti anche i più piccoli ma terribili che ci sono in Africa, in Asia, in ogni continente. Siamo a 3 chilometri dalla vetta, Cadel Evans. Qui adesso la salita è molto più facile e tra un po' lo diventerà ancora di più. Sempre Cioni in prima posizione, controllano la situazione, Gotti è lì a 50 metri. E sta per essere raggiunto il bergamasco, vincitore di due giri d'Italia. Sia ieri che oggi però si è messo in evidenza, se non altro è apprezzabile l'impegno. Ci sono molti supporter bergamaschi proprio di Ivan Gotti qui sull'ultima salita, quella di Folgaria Passo Coe. Ripreso Gotti. Parla attraverso la radiolina Dario Daviccioni. Dice: ma per quanto devo tirare ancora? Bellizzotti, viva il delfino di Bibione, sei un mito, vai Caucchioli. Questi sono tifosi veneti, tifosi di questi due ragazzi della formazione Alessio. Tonkov e Perez Quapio da metà salita conducono la gara, per loro 35 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Maurizio. Sì, abbiamo parlato sempre dei primi in classifica, però bisogna veramente fare i complimenti a Dario Cioni, che sta facendo un grandissimo Giro d'Italia. E se lo ricordiamo un paio di anni fa, non dico che faceva fatica a finire le corse, però passando dalla mountain bike alla strada ha impiegato forse un po' più degli altri biker ad adattarsi, però sta andando veramente forte e sta, è dall'inizio della salita che sta facendo l'andatura e sta facendo un'andatura forte, perché il gruppo ormai è rimasto a meno di 20 unità. Da telespettatore, Maurizio, ricordo una telecronaca tua e di Alessandro Fabretti al Coppie Bartali, alla settimana internazionale di Coppie Bartali l'anno scorso. Già allora Cioni l'avevamo visto in fuga, l'avevamo visto lottare per vincere i Gran Premi della Montagna. Sì, infatti penso che vinse la maglia come miglior scalatore. E io me lo ricordo anche nel 2000, che fu il primo italiano nel prologo a Malaga, arrivò 19esimo. E difatti anche a Numan l'altro giorno è andato molto bene. 2 chilometri al passo di Santa Barbara. Tonkov che ritorna al Giro d'Italia. Lo ricordiamo, l'anno scorso una stagione sfortunata per lui, non per colpa sua ma perché ha sbagliato squadra.
militava nella Mercury, Mercury che poi è fallita, non è riuscita neanche a terminare la stagione. Tonkov ha fatto pochissime corse, l'unico risultato un secondo posto al Giro del Delfinato a un secondo da Moro, Moro che poi vinse anche il prologo al Tour de France. Un minuto per Perez Quapio e Pavel Tonkov. Hanno aumentato ancora, 20 secondi in un chilometro. Tra l'altro Tonkov è l'ultimo straniero ad aver vinto il Giro d'Italia. 1996. Poi due secondi posti nel 97 dietro a Ivan Gotti e nel 98 dietro a Marco Pantani. Un duello bellissimo. È quello entrato nella storia, sì. Plan di Montecampione credo che sia irripetibile. Quegli scatti di Pantani, quella a difesa di Pavel Tonkov quando ormai sembrava che i due dovessero arrivare insieme, Tonkov cedette negli ultimi 1500-2000 metri. Vediamo anche Jaroslav Popovic, quindi anche lui come Pellizzotti è riuscito a riagganciarsi al gruppo. Maurizio. Sì, è Pavel Tonkov, lo vediamo andare adesso forte, però è partito al Giro d'Italia che non andava molto, si era ammalato al Giro del Trentino, ha faticato parecchio, ha perso sempre dei secondi preziosi, solamente in questi ultimi due giorni l'abbiamo visto pedalare ai suoi livelli, peccato perché avrebbe potuto anche lui lottare con i migliori. Tonkov è attualmente quindicesimo in classifica a 6 minuti e 11 da Cadel Evans, mentre Julio Alberto Perez Quapio, in virtù del successo di ieri, è salito in 22esima posizione, entrambi però sono ormai estromessi dalla lotta alla maglia rosa. Sì, a Tonkov quest'anno gli è sempre mancato qualcosa, già nel prologo è arrivato 141esimo con un ritardo di 41 secondi, poi anche a Liegi cedette negli ultimi chilometri, 33 secondi il ritardo da Garzelli, Limone perse altri 14 secondi, è sempre stato lì ma mai brillante, sembra che adesso abbia trovato una buona condizione. L'abbiamo visto attaccare sulla salita di San Giacomo a 5 km dall'arrivo, ma poi fu raggiunto e superato dagli uomini di alta classifica ed oggi cerca un attacco da lontano, dal momento che può sfruttare questa posizione in classifica, dal momento che è quindicesimo, dal momento che gli uomini come Frigo, come Cadel Evans potrebbero anche lasciarlo andare. Non dico lasciarlo andare, ma comunque interessarsi poco del suo attacco. A chi sono riferite le tante scritte Guido che vediamo scritte sulla strada? È Guido Trenti, no? Ce l'ha detto prima Alessandro Fabretti, ha vissuto diversi anni qui e quindi io penso che siano per Guido Trenti. Questa è anche la zona di Guido Mistadi, patron del Giro del Trentino. È vero. Un saluto comunque anche a lui. Però penso che siano per Guido Trenti, eh? Una era ridicola però, è Guido la macchina, mi sembra che si fosse... Guido la Vespa, sì, Guido la Vespa. Siamo ormai alla Gran Fiera della Montagna, non penso che Tonkov faccia la volata perché a Tonkov interessa vincere la tappa e non vincere un traguardo parziale. Stanno andando bene Tonkov e Perez Quapio. Ormai sul Santa Barbara. Poi ci saranno 2 chilometri, una picchiata. L'anno scorso questa salita, come abbiamo detto in apertura di Telcronaca, fu affrontata in senso inverso, c'è una discesa di 2 chilometri al 20% di pendenza, ma in discesa problemi non ce ne sono. E l'anno scorso su questa strada fu Aitor Unai Osa, non Aitor, Unai Osa a transitare per primo, poi venne raggiunto e in poi, prossimità del traguardo ad poi, Arco. E poi ci fu quel fattaccio che diede un pugno a un tifoso di Simoni, arrivò secondo nella tappa che appunto terminava ad Arco, ma fu poi estromesso, espulso dalla corsa. Tra l'altro Belli non è partito ieri mattina perché si è sentito poco bene, una bronchite, non aveva la possibilità di fare una bella tappa, non aveva la possibilità di respirare, quindi il medico ha consigliato al corridore di abbandonare la corsa. Ci ha chiesto un intervento telefonico Belli nel corso del processo alla tappa proprio per puntualizzare le sue condizioni di salute. Tra poco discesa verso Ronzo Chienis, si arriverà in Val di Gresta. Maurizio.
Sì, hai detto bene Auro, adesso siamo al Gran Premio della Montagna, poi questa discesa breve ma molto molto ripida, ecco passa in testa Perez qua più davanti a Pavel Tonkov e poi a Ronzocchieni svolteranno a sinistra e ancora 4 km in una pendenza intorno al 7-8% per arrivare al passo Bordala. Vediamo quanto hanno guadagnato Perez e Tonkov, l'ultimo rilevamento parlava di un minuto di vantaggio. Alessandro, oltre a Popovic è rientrato qualcun altro? Sì, è rientrato in questo momento Dennis Lunghi, ha fatto tutta la salita da solo del suo passo ed è riuscito a riportarsi alla coda del gruppo, bravissimo Dennis Lunghi. Adesso siamo ormai in prossimità del Gran Premio della Montagna con il gruppo della Maglia Rosa, siamo ai 250 metri, la strada ormai è spianata e dunque siamo in un tratto di pianura prima della discesa. Sono 22-23 gli atleti che formano questo gruppo. Eh sì, erano 21 prima, sì. Sono arrivati Popovic e Dennis Lunghi, quest'ultimo vincitore della tappa di Chieti. Non riusciva a parlare dalla gioia, Dennis Lunghi. È stata una delle più belle vittorie, no? Perché questo ragazzo che fino a un mese fa non doveva neanche fare il Giro d'Italia, dal momento che la Colpa Castro è stata invitata all'ultimo momento, perché poi ha rinunciato la Domo. E si è ritrovato in una fuga, l'ha cercata la fuga, una tappa brutto tempo, intanto vedete il distacco, minuto e 24. Ha fatto gli ultimi 30 km da solo e te puoi immaginare l'emozione, la soddisfazione di un ragazzo che si trova da vincere la più bella corsa della sua vita, probabilmente una corsa che sognava fino a pochi anni prima. E dire che non avrebbe dovuto nemmeno essere presente al Giro d'Italia in quanto la sua squadra, la Colpac, era iscritta come riserva, ha potuto partecipare grazie alla mancata partecipazione della Domo, squadra belga. Eccolo qua la discesa. Molto ripida. Si tocca il 23% sì. Di pendenza. Loro sono praticamente in fondo, adesso c'è questo bivio, volteranno a sinistra e poi dopo poco comincerà la salita di Bordala. Questi passaggi al Gran Premio della Montagna, Perez Quapio e Tonkov a 1.24, Cioni, Spezialetti e Cadel Evans, la maglia rosa. 1.27 in questo istante. La prima maglia rosa indossata da un corridore australiano. Che ha fatto i complimenti anche un ministro del suo paese dicendogli guarda che ti vediamo, perché le immagini della Rai arrivano anche in Australia. Il ministro gli ha detto tieni duro che sei la nostra bandiera. Pubblicità per noi. Torniamo in diretta con la 17ª tappa del Giro d'Italia da Corvara in Badia a Passo Coe, provincia di Trento. Mancano 44 km al traguardo. Al comando ci sono un messicano e un russo, si tratta di Julio Alberto Perez Quapio e Pavel Tonkov. Per loro un minuto e mezzo di vantaggio su un gruppo formato da 23 uomini, del quale fa parte anche la maglia rosa. Da segnalare una caduta nel tratto in discesa verso Ronzocchienis, è finito a terra senza conseguenze gravi e subito ripartito il croato Miho Ljevic. Alessandro Fabretti, a te. Ho percorso il primo tratto di discesa a 95 km orari, poi la discesa si è fatta molto più tecnica con diversi tornanti, erano 4 per la precisione e quindi l'andatura è decisamente diminuita. Adesso siamo tornati in un tratto di salita con Aitor Gonzalez che attende la sua ammiraglia. Mancano 3 km al passo Bordala. Queste le caratteristiche, 3 metri di dislivello, pendenza media 7,4, pendenza massima 12%. Perez Quapio e Tonkov hanno già coperto il primo chilometro dei 4 complessivi. Una curiosità che può far sorridere Cadel Evans. Allora il giro a Corvara è già arrivato in tre occasioni, in 3 anni diversi. La prima volta nell'89, poi nel 92 e nel 93. Ebbene, tutti i corridori che avevano la maglia rosa alla conclusione di questa tappa hanno poi vinto il Giro d'Italia. Nell'89, tra l'altro, la maglia
prima dell'arrivo a Corvara l'aveva breaking, e proprio in quella tappa Fignon, arrivando secondo, conquistò la maglia rosa. Anche nel 93 la maglia rosa era sulle spalle di Leali, ed Indurain nella tappa Corvara conquistò la maglia rosa che poi portò fino a Milano, mentre nel 92 Indurain aveva la maglia già da tanti giorni. 1.35, Tonkov e Perez sul gruppo Evans, Alessandro, Aitor Gonzalez è all'ammiraglio, si è staccato? È proprio così, io pensavo che stesse attendendo l'ammiraglio mentre siamo a 3 km dal Gran Premio della Montagna, in realtà si è staccato, adesso sta procedendo nel suo passo, non è molto distante dal gruppo, ma mi sembra piuttosto pesante nella sua pedalata, probabilmente lo sforzo di ieri lo sta pagando oggi. Anche se Aitor Gonzalez è un ottimo discesista, quindi potrebbe anche recuperare. È lì adesso a una quindicina di secondi. Caucchioli a ruota di Töcznig. Poi c'è Hernán Muñoz, uno dei pochi rimasti in gara della Colombia Selle Italia. Eccolo lì, Aitor Gonzalez. Ieri si è piazzato al quinto posto. È il capitano della Kelme Costa Blanca, si è imposto al giro di quest'anno nella frazione di Orvieto, scattando all'ultimo chilometro. Maurizio? Se si stacca qua è segno che accusa la fatica di ieri, lo vedo male, perché su una salita poi di 20 chilometri penso che possa perdere parecchio tempo. È quarto in graduatoria generale Aitor Gonzalez Jiménez, dunque il primo nome illustre ad andare in difficoltà. Caucchioli con Paolo Savoldelli, poi Engels, quindi Lunghi. E questo è il problema, che quando ci sono due tappe di seguito dure, alla fine la fatica si fa sentire. Tra l'altro Aitor Gonzalez non ha mai portato a termine una grande corsa tappe, non ha mai partecipato a una Vuelta, ha partecipato solamente ad un tour. L'anno scorso tra l'altro si ritirò dopo 9 tappe per un problema al ginocchio, non aveva mai partecipato a un Giro d'Italia, un corridore bravo a cronometro, un corridore che si difende in salita, però non era mai riuscito ad esprimersi ad alto livello nelle corse di 3 settimane, proprio perché non l'aveva mai fatte. Fatica molto Jaroslav Popovic, era riuscito a tornare in gruppo alla fine del Santa Barbara. Alessandro. Gonzalez, sì, Aitor Gonzalez ormai è in ritardo di una ventina di secondi, mi sembra che non stia nemmeno cercando di rientrare nel gruppo, sta procedendo del suo passo in modo intelligente naturalmente, anche perché cerca di dosare lo sforzo. In difficoltà io vedo ancora Jaroslav Popovic, che ha atteso il cambio ruote per una bottiglia, ma soprattutto per avere un pizzico d'aiutino, e mi sembra anche un pochino pesante nella pedalata Rick Verbrugge, che probabilmente ha dovuto sforzarsi non poco prima nell'azione che ha effettuato. Adesso siamo a meno 1900 metri dal Gran Premio della Montagna. Alessandro Scarponi, che si era staccato a metà salita, è sempre indietro, vero? Sì, assolutamente, ormai probabilmente avrà atteso un gruppetto e starà procedendo con quel gruppetto. Aitor Gonzalez, mi volto, è sempre più distante, non sta reagendo, è seduto sulla sella e dunque non sta cercando di rientrare assolutamente, chissà quanto perderà poi di qui all'arrivo. Avete visto Pavel Tonkov, che dal momento che aveva due borracce ha chiesto se la voleva Perez Quapio, ma Perez Quapio anche lui ha le borracce piene, quindi non l'ha accettata. Però ecco, questo signore con l'ombrellone potrebbe fare a meno, può correre vicino ai corridori, ma direi che non è un bel vedere questo. Potrebbe anche spostarsi, e fino a fatto, anche perché non ce la faceva più. Da segnalare la presenza in gruppo di Spezialetti uomo per aiutare Gilberto Simoni, come sapete, estromesso dal Giro d'Italia, o meglio invitato a non ripartire, e quindi si ritrova lì adesso a fare corsa per sé. Guidolin, come va? Ciao Auro, bene, è entusiasmante, sono nel gruppetto degli inseguitori, ho visto anch'io Popovic in difficoltà, vedo molto brillante, cade l'Evans,
vedo brillante Frigo da qui, da questo punto di osservazione. Ha ripreso molto bene Pellizzotti e anche Gotti sta andando bene. Escartin male, ma sembra che vada sempre male perché sembra che abbia la croce sopra la schiena. Ma comunque... non è che l'hai portato su tu Pellizzotti, perché prima hai detto no, mi piacerebbe. Sto cercando di affiancarlo per dargli un incoraggiamento, però non possiamo avvicinarci troppo. Comunque sono tutti bravissimi veramente, soprattutto quelli che stanno facendo più fatica di questi che sono davanti. Ormai da 15 chilometri Cioni si mantiene al comando del gruppo. Uno sforzo notevole per il corridore che vive in Toscana, nato a Reading, Gran Bretagna, nel dicembre del 74. Striscioni per De Paoli, quindi supporter venuti. Abbiamo visto un cartello anche per Denis Zanette, atleta friulano. E qui siamo sulla testa della corsa con Pavel Tonkov e Julio Alberto Perez Quapio. Abbiamo un aggiornamento sul vantaggio, 1 minuto e 33, quindi è rimasto invariato. Sì, anche perché il gruppo adesso sta aumentando l'andatura, abbiamo visto difatti che è andato in crisi Aitor Gonzalez, in difficoltà Popovic, e avete visto proprio la pedalata di Popovic. Cosa succede? Che quando un corridore va in crisi è strano, ma cerca sempre di mettere un rapporto più duro e così peggiora la situazione. Bisognerebbe mettere un rapporto un po' più agile, però la stanchezza, l'acido lattico, comunque tutto ciò ti porta a mettere sempre rapporti più impegnativi, ma alla fine è controproducente. Vediamo Carlos Sastre, ci sono anche Marcelino Garcia e Tyler Hamilton, casa CSC. Gran Premio della Montagna, passo Bordala, mancano 40 chilometri e mezzo al traguardo. 20 sono in discesa e in pianura, gli ultimi 19 sono in salita. Possiamo darlo ormai per ufficiale che Julio Alberto Perez Quapio sarà la maglia verde sino a Milano. E se la merita, perché è il corridore, è lo scalatore più forte di questo Giro d'Italia. Poca paura, tanto coraggio, corridore che ha già vinto due tappe, con il rischio di vincere anche questa terza tappa. Gli arrivi in salita veri li ha vinti tutti lui, perché Limone era un arrivo in salita ma particolare, molto, molto facile. Segnalava Radio Informazioni 1 e 45 a poche centinaia di metri dal GPM. È partito il nostro cronometro, quindi vi daremo in tempo reale il vantaggio di Perez Quapio e Pavel Tonkov. I miei favoriti questa mattina per la vittoria d'etappa erano Evans e Frigo, e per adesso non li cambio, anche se Perez davanti, soprattutto Perez, potrebbe non essere più ripreso, però mancano ancora diversi chilometri, non è sicuro. Qui siamo su Frigo, alla sua ruota Georg Töcznig, l'austriaco, affiancato a Cadel Evans. Vediamo Spezialetti con la maglia rossa, a ruota di Evans Tyler Hamilton. Un lavoro enorme quello di Dario David Cioni. E qui Dario Frigo chiede a Mazzoleni di avanzare leggermente. Gli ha portato l'acqua. Avete visto che Mazzoleni aveva la borraccia nella tasca della maglia e Frigo se l'è presa. Anche perché dopo in discesa è quasi impossibile andare alla miraglia, bisogna stare assolutamente in gruppo, e quindi qui la salita era un po' più facile. Mazzoleni è stato molto bravo ad andare a prendere la borraccia. Hanno guadagnato ancora Perez Quapio e Pavel Tonkov. Siamo al limite dei 2 minuti, 1:57 per loro. Hanno acquisito un'altra ventina di secondi tra il passo di Santa Barbara e il passo Bordala. 40 km al traguardo anche per il gruppo. Adesso 20 km di discesa. Si passerà per Castellano, Villa Lagarina e a Calliano comincerà l'ascesa finale. 19 km, quasi un'ora ancora di salita.
e lì potrebbero cambiare tante cose. Abbiamo già visto Aitor Gonzalez in difficoltà, Aitor Gonzalez che era quarto in classifica generale. Abbiamo visto un Pellizzotti, lo stiamo vedendo anche adesso, in difficoltà, ma solamente nei primi chilometri è stato molto bravo, non si è perso d'animo, è riuscito a salire del proprio passo, è riuscito a rientrare e quindi anche oggi potrebbe limitare i danni. In postazione ci ha raggiunto il commissario tecnico per antonomasia, adesso supervisore delle squadre nazionali, Alfredo Martini. Grazie per essere qui con noi, Alfredo. Un Giro d'Italia che vede in maglia rosa un ex corridore di mountain bike. Qual è il suo pensiero? Io ho sempre avuto l'impressione che qualcuno sarebbe uscito dalla mountain bike, una disciplina che è individuale e che può vedere l'uomo in faccia, perché quelle due ore che corrono devono mettercela tutta, devono ricorrere a tutte le loro forze, quindi acquisiscono velocità, resistenza, e adesso vediamo che anche il mountain bike ha dato i suoi frutti. Un telespettatore ci chiedeva della posizione strana in bici di Cadel Evans. Davide Cassani ha spiegato che si corre ovviamente con mezzi diversi, il manubrio è diverso, quindi una posizione strana ma ugualmente redditizia, quindi lo stile non è fondamentale per andare in bici. Ma se uno ha un bello stile è più piacente, però come rendimento a volte uno non può fare dello stile a tutti i costi a detrimento del rendimento. Ma secondo lei, Alfredo, le possibilità per Frigo? Frigo è lì a pochi secondi. È andato molto regolare per tutto il giro, e essere lì a 16 secondi insomma è un segno di grande validità. Lui poi che va bene, specialmente su questa salita finale, che dove occorre anche fare della velocità, perché non è durissima come può essere il Fedaia, però viene dopo molti chilometri e va fatta con rapporti anche un po' sostenuti, quindi Frigo penso che si trovi bene. E di questo messicano che in salita va molto meglio rispetto a tutti gli altri? Il messicano è un po' il fuente della situazione, è uno che riesce a entusiasmare per come sa attaccare, avrebbe un carattere anche aggressivo, anche se Reverberi cerca di tenerlo calmo, giustamente, perché per vincere tappe basterebbe per lui partire anche agli ultimi 3 chilometri. Grazie ad Alfredo Martini, se le farà piacere può stare con noi sino alla fine della tappa, e la invito anche al processo alla tappa. 2 minuti per Pavel Tonkov e Julio Alberto Perez Quapio. Ha sbagliato un po' la curva Pavel Tonkov, l'ha fatta meglio Perez Quapio. Perez Quapio adesso si mantiene in seconda posizione. Ha migliorato tantissimo in discesa, l'ha dimostrato ieri, nella discesa del Pordoi non ha perso niente da Cocchioli, ha perso qualcosa da Savoldelli, ma rivediamo proprio la diversità di traiettoria, troppo stretta all'inizio, larga in chiusura per Tonkov, invece Perez Quapio ha fatto la traiettoria migliore. Vediamo la composizione esatta del gruppo Maglia Rosa. Allora, ci sono Spezialetti, Lunghi, Töcznig, Cioni, Evans e Noè, i tre della Mapei, poi Niermann della Rabobank, Frigo, Hamilton, Savoldelli, Muñoz, Cauchioli, Garate, Engels, altro Rabobank, poi Mazzoleni, compagno di squadra di Frigo, poi c'è Jaroslav Popovic, c'è Bochert, Pellizzotti, Gotti, Verbrugge, Garcia, Escartin e Sastre. Tanto vedete che Dario Cioni si è tolto dalla testa del gruppo ed è andato a prendere le borracce, quindi gregario oggi al 100%, prima ha sempre tirato lui nella salita del Montevelo e adesso sta andando a prendere le borracce e le porterà sia a noi che a Cadel Evans. Vedete che Maurizio
Sì, vedete, il gruppo si è quasi fermato, adesso c'è Noè che ha preso la testa, Cioni è andato all'ammiraglia a prendere le borracce e i due fuggitivi potrebbero arrivare in fondo alla discesa con un vantaggio superiore ai 2 minuti e mezzo, anche perché hanno parecchio distacco in classifica, quindi soprattutto alla maglia rosa non importano molto i due di testa, ma soprattutto controllare chi ha nel gruppetto. Si è visto chiaramente dal replay che Evans ha detto a Cioni: oh, ma ho sete, vedi di provvedere. Cioni immediatamente ha avvisato l'ammiraglia, la quale ha preparato Damiani, ha fatto arrivare le bottiglie e gliele ha consegnate le borracce. Anche perché negli ultimi 20 chilometri non si può più prendere borracce dall'ammiraglia, e dal momento che è quasi un'ora, i corridori impiegheranno quasi un'ora per fare quest'ultima salita, quindi bisogna partire, cominciare questa salita con il pieno di borracce. Alessandro? Sì, stiamo affrontando la discesa. Fino a qualche chilometro fa la sede stradale era molto molto stretta, intorno a 2 metri, e anche Paolo Savoldelli aveva bisogno di bere qualche cosa, solamente la sua ammiraglia era molto indietro rispetto alle altre e dunque non riusciva a guadagnare la prima posizione, e allora Savoldelli si è arrabbiato non poco, ma certo la colpa non era di Giovanni Fidanza, che anzi alla guida è piuttosto bravo e piuttosto abile. Adesso è molto più ampia la sede stradale, dunque anche gli altri corridori possono avere la possibilità di prendere le borracce. Abbiamo notizie di Gonzales? È sempre indietro, vero? Sì, è parecchio indietro. Io mi sono voltato più volte per cercare di trovare la sagoma di Aitor Gonzales, ma francamente non la vedo. Tra l'altro ci sono le ammiraglie in mezzo, quindi non credo proprio che Aitor sia nei pressi del gruppo della maglia rosa, anzi credo che sia piuttosto distante. Io, Auro, se sei d'accordo, mi avvicinerei all'ammiraglia proprio dell'Index Alex, al momento che ce l'abbiamo piuttosto vicina. Anzi no, in questo momento l'ho perduta, non so più dove sia andata. Comunque, vabbè, Alessandro, in discesa sì, forse sì, è meglio non rischiare. Comunque quando la troverò, anche perché ho visto un Paolo Savoldelli molto pimpante in salita, mi è sembrato uno degli atleti più freschi. Eccolo qui, Aitor Gonzales, è a ruota di Pereiro, Oscar Pereiro Sio e Aitor Gonzales. Devono recuperare una trentina di secondi. Vediamo da questa panoramica dell'elicottero, ormai sono in coda alle ammiraglie, forse meno di 30 secondi. Sì, penso anch'io, e difatti potrebbe anche rientrare, però il problema qual è? Il problema è che dopo ci sono altri 19 km di salita e quindi anche lì perderà contatto. Alessandro? Proprio così, allora era un tratto di curva, dunque io non avevo visto Aitor Gonzales, ma sta cercando di rientrare, aiutato anche dalle traiettorie di Pereiro, che sta affrontando la discesa in modo veramente straordinario. Infatti le ammiraglie si sono fermate, lasciano passare 2 corridori, e sono in ritardo di un centinaio di metri, nemmeno, forse 50 metri, dunque Aitor Gonzales rientrerà. Ecco, è bene sottolineare gli automatismi cui ormai sono abituati i direttori sportivi. In prossimità delle curve si spostano, rallentano, la priorità naturalmente ce l'hanno i corridori, si cerca di fare tutte queste manovre che in apparenza sono semplici per garantire la sicurezza, ma bisogna essere esperti per rimanere in gruppo. Tutte le volte che un direttore sportivo sull'ammiraglia deve affrontare una curva, soprattutto un tornante, guarda sempre lo specchietto retrovisore, proprio per accertarsi che non ci sia nessuno dietro. Appena si accorge che arriva un corridore, si ferma sempre sul lato destro e lascia passare i corridori. Quindi c'è sempre questo automatismo, i corridori sono sicuri che non ci sono cambi di traiettoria da parte dell'ammiraglia, a volte i corridori passano a pochi millimetri dall'ammiraglia, ma non c'è quasi mai contatto tra i corridori e l'ammiraglia, proprio perché c'è sempre questa attenzione, soprattutto da parte dell'ammiraglia. Davide, per il patentino di direttore sportivo, per avere questa licenza, serve sostenere anche un esame di guida o no, non è previsto? No, non è previsto. Non è previsto. No. Ma ti posso garantire, però è chiaro che tutti sanno come comportarsi. Sanno come comportarsi. Io ho seguito diverse corse in ammiraglie e ti posso dire che a volte ho avuto anche paura, perché affrontano le discese, fanno di quelle manovre che bisogna proprio essere dei ottimi piloti. Ricordo la prima Milano-Sanremo che feci sulla moto, fummo speronati nella discesa del Po. Fortunatamente poi rimanemmo in piedi, comunque
A volte l'aderenza in discesa è al limite, soprattutto in una corsa come la Sanremo, nel finale non si guarda in faccia nessuno. No. E vedete che sia nella salita che nella discesa nessuno attacca, perché mancano ancora diversi chilometri, ma soprattutto fanno paura. A parte i 19 chilometri di salita, anche i 7-8 chilometri ci sono di pianura. Perché? Perché se qualcuno attacca qui comunque può guadagnare 20-30-40 secondi, ma possono lavorare i gregari, possono lavorare i compagni di squadra, quindi uno sprecherebbe energie che poi gli mancherebbero nel finale. Quindi tutto è rimandato agli ultimi 10 chilometri, secondo me, perché la salita di Folgheria a Passocò è una salita lunga, non è durissima perché è abbastanza pedalabile, però negli ultimi 7-8 chilometri potrebbe esserci una certa selezione. Cioni ha rallentato, è andato a prendere le borracce, le ha portate al suo capitano ed è ancora lì a tirare. E la velocità esemplare quello di Dario Davicioni. Maurizio. Sì, e i due fuggitivi, Pavel Tonkov e Perez Quappio, adesso hanno un vantaggio di 2 minuti e 20 sul gruppo Maglia Rosa. 30 km al traguardo, tra 10 km comincerà la salita verso Folgheria. Due corridori davanti che lottano per il successo di tappa, dal momento che nessuno dei due può vincere questo giro. Dietro invece ci sono almeno 5 corridori che ancora sognano di poterlo vincere questo giro. Dalla Maglia Rosa Cadel Evans a Frigo, a Hamilton, non penso a Hitor Gonzalez perché per oggi, per lui oggi il problema è quello di perdere meno tempo possibile, e Paolo Savoldelli, che abbiamo visto anche oggi pedalare abbastanza bene, anzi molto bene, sulla salita di Montevecchio. Rientrati a Hitor Gonzalez e Pereiro e Caucchioli, mi ero dimenticato di Caucchioli che ieri è stato veramente bravo. Questa è la testa della corsa. Sono scattati Tonkov e Perez Quappio a metà salita del Santa Barbara. Il primo ad attaccare, a dire il vero, era stato Ivan Gotti. Sì. Poi su Gotti si sono portati Perez e Tonkov. Con loro anche Rick Verbrugge. Poi Gotti e Verbrugge hanno perso contatto e sono rimasti i due davanti. Pellizzotti cerca di sciogliere un po' la muscolatura, potrebbe essere un piccolo crampo, potrebbe anche essere un modo proprio per cercare di sciogliere un po' la muscolatura in questo tratto in discesa. Ma secondo me può avere anche un piccolo crampo. Ieri tanti corridori hanno sofferto per i crampi, anche Dario Frigo nell'ultima salita e Paolo Savoldelli. Pellizzotti è sedicesimo in classifica, 6:16. Maurizio. Sì, aveva penso un po' di crampi perché prima si è sciolto la gamba, poi ha tolto il pedale e ha stirato, ha messo il tallone a martello. Sì, sì. Sì. Comunque è un'azione un po' pericolosa in discesa andare con una gamba sola così, perché in curva non hai più il controllo della bicicletta. Comunque è stato bravo ugualmente. Si sta stabilizzando il vantaggio di Tonkov e Perez, 2:18. Ancora 8 km tra discesa e pianura prima della salita. Posizione aerodinamica. Qui si va giù a 90 all'ora, è inutile pedalare anche perché bisogna prendere un po' fiato, bisogna risparmiare tutto il possibile, vedete proprio questi lunghi rettilini, chilometri che si affrontano in un minuto, anche meno perché un minuto è 60 all'ora. Ormai siamo alla conclusione di questa discesa, l'ultima di quest'oggi. Quasi tutta la gente si è concentrata tra Fondo Grande, Fondo Piccolo e Passo Coe, quindi negli ultimi 6 km di salita. Che sono i più duri, che sono i più belli, dove ci sarà selezione, dove ci sarà battaglia. Sono a Villa Lagarina e Battistrada. Il gruppo è composto da 24 unità. Sta arrivando anche Kessler della Deutsche Telekom. E adesso siamo in pianura. Come era prevedibile,
coloro che ambiscono la maglia rosa si sono controllati tra il Santa Barbara e il Passo Coe. Si sono avvantaggiati Tonkov e Perez e Quapio. E prima di vedere l'ascesa finale, Stefania Belmondo ha fatto una dichiarazione ai nostri microfoni che vale la pena di proporvi. Sentiamola, è al microfono di Mino Farolfi. È stata una decisione molto difficile e con molto rammarico, però ho deciso di terminare qui la mia carriera perché sono convinta che ho dato molto allo sport, sono soddisfatta di quello che ho fatto, delle vittorie di queste ultime Olimpiadi e sono felice così, ho deciso di lasciare. Cosa c'è nel suo futuro? Ma allora innanzitutto io sono forestale, quindi vorrei rimanere nell'ambito della forestale, poi sono anche nell'organizzazione di Torino 2006, quindi credo e spero di avere molti impegni. Poi chissà, ci saranno i mondiali in Val di Fiemme, quindi magari avere, non lo so, qualche compito lì nell'ambito anche della federazione non sarebbe male. Vista di Stefania Belmondo, l'atleta piemontese dopo 25 anni d'attività, dopo 16 stagioni in Coppa del Mondo con 2 titoli olimpici conquistati, vari campionati del mondo, ha deciso di abbandonare l'attività agonistica. L'ha fatto ai microfoni di Rai Sport oggi 30 maggio 2002. Auguri Stefania per i prossimi tuoi impegni che saranno comunque importanti. Uno su tutti, l'organizzazione delle Olimpiadi 2006, Olimpiadi invernali a Torino. Mancano 25 chilometri al traguardo, il vantaggio di Tonkov e Perez Quapio è di 2 minuti e 33 secondi. Alessandro, questo è un tratto di pianura, è successo qualcosa nel gruppo Magliarosa? No, non è successo niente, allora nel frattempo ne approfitto per andare in ammiraglia dell'Index Alexia con Giovanni Fidanza e per avere conferma di uno stato di forma di Paolo Savoldelli come non vedevamo ormai da tempo. Sì, infatti ieri è stata la sua grande giornata, è andato fortissimo, come era già partito bene anche questo Giro d'Italia col prologo che aveva fatto terzo, e così ieri meritava, in salita è stato bravissimo e in discesa vabbè, sappiamo che è uno dei migliori. Fidanza, anche in questa prima salita, o meglio in queste due prime salite, è sembrato veramente al passo con i migliori. Sì, sì, sta bene. Adesso bisogna aspettare l'ultima salita e vediamo un attimo cosa succede. Abbiamo visto che già Gonzalez ha dato segni di cedimento. Vediamo, adesso sta lavorando la squadra Mapei come così deve essere e sull'ultima salita vedremo cosa succede. Ecco, come vi comporterete voi? Starete a guardare gli altri? Oppure cercherete di attaccare oppure aspetterete gli altri in attesa della cronometro? Rigiro la frase. Ma io penso che oggi l'arrivo su in cima alla salita deve essere come una cronometro, nel senso che quando resteranno un po' da soli gli uomini di classifica, chi ne ha di più deve provarci. In discesa proverà a fare qualcosa, proverà a fare la differenza? No, beh, adesso ormai manca solo l'ultima salita, perciò qua bisogna andare forte in salita adesso. Speriamo che abbia la gamba che aveva ieri. Una curiosità, lei ha azzerato il contachilometri, ha verificato se i chilometri sono gli stessi previsti dalla direzione? Allora io adesso ho 200 chilometri, siamo in fondo, sì. Sì, dovrebbe essere giusto. No, sa perché dico questo? Perché mi rivolgo ad Auro e Davide Cassani, perché io ho azzerato il mio contachilometri a meno 100 dall'arrivo e quando segnava 77 km al mio contachilometri ho visto il cartello dei meno 30, quindi sarebbero 8 km in più. Ce ne siamo accorti sul anche Gran voi. Premio della Montagna. Ecco, appunto. Alessandro, ecco. Quando ci hai detto che mancava un chilometro, in realtà ne mancavano 4 alla vetta, quindi c'è una discrepanza sul chilometraggio, ma questo non influisce certo sull'esito della gara. Assolutamente, comunque era una precisazione. Ok. Tanto Marcelino Garcia porta da mangiare, porta da bere,
servizio completo per il capitano, anche perché poi potrebbe staccarsi. Marcelino Garcia, sì, è abbastanza buono in salita, ma anche ieri si è staccato dopo il Fedaia. Alessandro, abbiamo visto Evans parlare con il microfono all'ammiraglia. Possiamo sentire magari cosa ha chiesto a Damiani? Allora possiamo avvicinarci a Damiani e chiedere che cosa voleva dirle Cadel Evans. L'ho avvisato ancora di mangiare qualcosa prima dell'ultima asperità. Questo fa parte forse del suo scarso bagaglio, noi cerchiamo di assisterlo anche in queste situazioni, sono piccoli particolari ma molto molto importanti. Sì, anche perché i backers non sono abituati a fare corse così lunghe. Esatto, ricordarlo va sempre bene, è un errore in meno. Intanto il lavoro di Cioni è da sottolineare. Ma è quello che vi dicevo prima, una squadra veramente eccezionale, Dario ha fatto un lavoro incredibile, c'è lì ancora Noè. E vediamo veramente di giocarci tutto su quest'ultima salita. Quando terminerà il lavoro di Dario Cioni? Quando terminerà? Adesso andiamo fino sotto la salita, poi lui ha già fatto un grandissimo lavoro. Grazie a voi. E naturalmente dopo Cioni entrerà in azione Andrea Noè. Sì, è giusto quello che ha detto il direttore sportivo Damiani, bisogna comunque dare dei consigli a Cadel Evans. Ricordiamo che Cadel Evans la sua prima corsa dai professionisti l'ha fatta nel 99 a Peccioli, correva nella Saeco ed è stata la sua prima corsa su strada tra i professionisti. Quando siamo in vista ormai della salita finale, pubblicità per noi. Da oltre 20 km sono all'attacco in questa 17ª tappa del Giro Pavel Tonkov, atleta russo della Lampre Daikin, e Julio Alberto Perez Quapio, messicano della Panaria Fiordo. Hanno perso qualcosa negli ultimi chilometri, il loro vantaggio si è attestato sui 2 minuti e 18 secondi. Pavel Tonkov sono 4 anni che non vince una tappa al Giro, ci riuscì nel 98, era la frazione che arrivava a Pampeago. Ormai è cominciata la salita verso Folgaria, 18 km al traguardo. Tonko che ha la sua nona partecipazione al Giro d'Italia. Lo ha vinto nel 96, due volte secondo, 97 e 98. L'ultima sua partecipazione nel 2000, quando si classificò quinto. 20 giorni in maglia rosa per il russo, nel 97 e nel 99. Ha vinto due volte anche la maglia bianca, ovvero classifica giovani, qui al Giro 10 anni fa, nel 92 e anche nel 93. Non dimentichiamo che fu iridato campione del mondo nella categoria juniores nel 1987. Vinse a Bergamo, tra l'altro Bergamo è stata la sua città per diversi anni, quando è venuto qui in Italia ha abitato lì per diverso tempo, poi si è sposato con una ragazza spagnola di Madrid e da 2 anni vive nella città spagnola. Fortezza che sovrasta Rovereto, siamo in provincia di Trento. Il comune di Folgaria si trova nel Trentino meridionale, a 28 km da Trento e a 18 km da Rovereto. È uno dei più estesi altopiani delle Alpi italiane, considerando i comuni limitrofi di Lavarone e Luserna. A partire dal IX secolo i cimbri si fusero con i locali dando origine ad una parlata originale. Questo leggiamo in sovrimpressione. L'appellativo di magnifica comunità di Folgaria lo si riscontra sin dal 1200. Era una comunità autonoma, era indipendente dal punto di vista politico e non sottostava alle dominazioni feudali del tempo. Dario Cioni ha dato il casco al nostro operatore, al nostro motociclista, e ha cercato di darlo a un fotografo, il fotografo era impegnato ed è stato molto cortese la nostra moto a prendere il casco e adesso la porterà all'ammiraglia. E adesso siamo nell'ultima salita, qui si potrebbe decidere l'85esimo Giro d'Italia, 19 km,
fino qui, a passo Coe, sul traguardo. Maurizio. Sì, siamo nella prima parte, adesso vediamo Pavel Tonkov e Perez Quappio nel tratto, si può dire, più facile della salita. Hanno percorso un paio di chilometri, qua fra un po' ci sarà una galleria, la strada poi spiana leggermente e poi inizia a salire un po' più ripida e fino a Folgaria la pendenza è costante intorno al 7-8%. Sì, l'unico tratto più facile poi è lì proprio a Folgaria, dove i corridori transiteranno per il centro, poi ci saranno 500 metri, leggerissima discesa, bivio e poi gli ultimi 5 chilometri tutti all'insù, con delle pendenze dall'8 al 9%. È terra di ciclismo questa. Viene organizzata la 100 chilometri dei Forti. C'è una pista ciclabile permanente che è lunga appunto 100 chilometri. Alla fine dell'Ottocento gli austriaci fecero sfollare gli abitanti della zona conducendoli nei campi profughi in Austria, in Boemia, e sulle alture di questo altopiano vennero costruite 7 fortezze. Una di queste l'abbiamo vista poco fa dall'elicottero. Sempreccioni tra un po' si sposterà, è stato bravissimo oggi, ha tirato per tanti e tanti chilometri, potrebbe entrare in azione Andrea Noè. Sempre lui, generosissimo anche ieri, al comando sul Pordoi. Dietro di loro c'è Evans, che sembra anche oggi particolarmente brillante. Ma anche cade, ma anche Taleo Hamilton è lì come Frigo. Ma sono tutti lì, forse l'unico, oggi almeno abbiamo visto fino a questo punto, l'unico uomo di classifica in difficoltà è Hitor Gonzalez, il corridore spagnolo. Da oltre 6 ore e mezzo si sta gareggiando. 2 minuti e 5 secondi. Il vantaggio dei due battistrada. Tappa lunga, 7 ore 20 più o meno potrebbero correre, 7 ore e un quarto. Il Perez di oggi è all'altezza del miglior Pantani? Questa è una domanda molto difficile. C'è da dire che quest'anno Perez, tutte le volte che ha trovato una salita, ha fatto la differenza. Quindi un paragone comunque è accettabile. Anche se Pantani, quando scattava, lo faceva per andare a conquistare la maglia rosa o la maglia gialla. Perez, se vogliamo, ha più via guadagna libera. Però non è controllato così come lo era Pantani 4 anni fa. Assolutamente no, altrimenti non sarebbe in fuga adesso. Quando la Mapei Quick Step annunciò un mese fa la formazione per il Giro d'Italia, in molti restarono perplessi delle scelte. Vedi Cadel Evans, vedi Dario Cioni, vedi lo stesso Bettini che era reduce dalle classiche del nord, e invece hanno avuto ragione i direttori sportivi di quella squadra. Comunque Parsani, non più tardi di 2 mesi fa, Serge Parsani, direttore sportivo della Mapei, mi disse queste testuali parole: Cadel Evans è un fenomeno e secondo me vincerà un grande giro. Non penso che si riferisse al giro di quest'anno, però sapevano di avere in casa un campione. Maurizio? Sono d'accordo con quello che ha detto Cassani e Passani. Così è un fuoriclasse. E nel gruppo di testa i due giovani che non sono dei fuoriclasse, però sono dei bellissimi corridori, dei campioni, che sono Garate e Caucchioli, che oggi hanno l'ultima opportunità di insediare i primi in classifica. Sono molto vicini ai primi tre e l'ultima salita del giro, quindi secondo me oggi proveranno anche loro due ad attaccare. Mentre in difficoltà Pellizzotti adesso riesce comunque a stare col gruppo maglia rosa, ma vedete che ha qualche difficoltà a tenere questo ritmo, probabilmente un piccolo crampo, la fatica comincia a farsi sentire e quindi tra un po' potrebbe mollare. Dietro di lui c'è Kessler. Alessandro. Sì, mi trovo proprio alle spalle di Franco Pellizzotti, che sta perdendo contatto dal gruppo della maglia rosa, Cadel Evans. Adesso Pellizzotti ha lasciato anche Kessler, o meglio Kessler ha lasciato Pellizzotti, e dunque per Pellizzotti niente da fare oggi. Comunque è stato bravissimo ugualmente a recuperare sul primo Gran Premio della Montagna, rispetto a quando ci siamo collegati.
gruppo che vede sempre Cioni fare l'andatura in ultima posizione, due compagni di squadra di Taylor Hamilton, oggi sicuramente meno pimpanti rispetto a ieri, Sastre e García Alonso. Non ha dato alcun segno di cedimento. Cadel Evans, alla sua ruota Taylor Hamilton, poi Ivan Gotti. Oggi Gotti dovrebbe fare una bella tappa, eh? L'abbiamo visto pimpante già sul Santa Barbara, ha molti tifosi presenti, centinaia di scritte in suo onore, se non altro per l'orgoglio, per regalare una soddisfazione a tutti quanti sono venuti sin qui. Beh, Gotti oggi tra l'altro potrebbe essere d'aiuto a Caucchioli. Caucchioli che era andato all'attacco, Gotti ha tentato un allungo sulla salita di Montevelo e non è riuscito a stare con Perez, non è riuscito a stare con Tonko, però adesso potrebbe per un po' comunque aiutare Caucchioli, che è diventato il capitano dell'Alessio Caucchioli, che ieri ha sfiorato la maglia rosa, è stato virtuale maglia rosa per una trentina di chilometri e mi sembra che anche adesso stia pedalando abbastanza bene. Hamilton lo vedete nella scia di Cadel Evans, Hamilton corridore che non ama gli scatti, sale sempre regolare, un Hamilton che sa dosare gli sforzi meglio di qualsiasi altro, ieri in difficoltà o meglio regolare sul fedaia, mentre abbiamo visto Cioni che dopo aver lavorato per tanti chilometri adesso si è staccato, comunque ottimo e molto importante il suo lavoro. Ottimo e abbondante, nessuno si sarebbe aspettato un Dario David Cioni così competitivo al Giro d'Italia, e non dimentichiamo che questi ragazzi hanno già percorso 3000 chilometri. Facciamo un primo piano sulle ruote di Taylor Hamilton, se è possibile. Sono quelle ruote famose, sono interamente in carbonio, fatte da un artigiano olandese, e sono ruote leggerissime, la ruota anteriore pesa 700 grammi, la ruota posteriore pesa poco più di un chilo, e l'unico problema che ha, tanto vedete che si è arrabbiato perché un tifoso gli ha buttato l'acqua. Non c'è oggi una temperatura tale perché l'acqua sia gradita. La fortuna che non fa freddo, però qui sul traguardo soffia anche un forte vento. Poi non siamo al Tour de France, là sì che le temperature sono insopportabili. Qui adesso la salita è ancora abbastanza pedalabile, come ha detto prima Maurizio. Maurizio, secondo te qual è il tratto più duro? Il tratto più duro arriva fra un po'. Fino praticamente all'abitato di Folgaria, sono 5-6 chilometri che sono tutti con pendenza costante, lì secondo me è il tratto più duro, anche se dopo Folgaria, dopo che la strada scende leggermente, ci sono ancora due tratti sempre all'8-9% e poi sono in cima alla salita, quindi forse saranno i più duri. Torniamo sul castello, la fortezza di Castel Beseno, che risale all'undicesimo secolo, è da considerarsi una delle costruzioni più importanti del Trentino. Tra l'altro al comando adesso ci sono questi due uomini, no? Perez e Tonkov. Perez corre per la Panaria, Tonkov quando vinse il Giro d'Italia correva per la Panaria nel 96. Francesco Guidolin, sei sempre collegato? Sì, ci sono, Auro, sono qui. Sono dietro a Perez e a Tonkov, sono sulla testa della corsa. Si danno cambi regolari? Sì, tirano, ma mi sembra che sia un'andatura abbastanza tranquilla, non sono a tutta, mi sembra che nessuno dei due voglia staccare l'altro per il momento, questa è la sensazione che si ha da qui a 15 metri. Ancora lunga, quindi 2 minuti e 10, nei primi 5 chilometri hanno mantenuto il vantaggio, hanno perso solamente 8 secondi, siamo nella frazione di mezzo monte, quando si arriverà nel centro di questo piccolo paese vedremo striscioni rosa per salutare il giro. Allora, questa è la tappa, è l'ultima tappa difficile, l'ultima tappa che presenta delle salite. Hamilton ha tutto l'interesse a difendersi, Hamilton che ha dominato la cronometro di Numan.
e quindi potrebbe eventualmente vincere il Giro d'Italia nella cronometro di Monticello, una cronometro di 44 km. Anche Evans potrebbe cercare di difendersi, anche perché lui a Numan è andato molto forte, è arrivato a 40 secondi da Hamilton, però se sta bene, e lo può fare, potrebbe eventualmente attaccare negli ultimi 3 o 4 km. Ecco, guardate le ruote, no? Le ruote sono interamente in carbonio, sono ruote ad alto profilo. Anche i raggi e i mozzi sono in carbonio, sono ruote speciali. Alessandro? Dario Frigo in difficoltà, e infatti Dario Frigo è stato avvicinato in ultima posizione dal suo compagno di squadra Eddie Mazzoleni e gli ha detto di rimanergli accanto. Dario Frigo ha perduto nell'arco degli ultimi 50 metri, direi una decina di metri. Adesso sta insieme con Eddie Mazzoleni, ma è veramente difficoltosa la sua pedalata. Ecco Mazzoleni che gli mette dell'acqua sul capo per rinfrescargli un pochino i capelli e rimane accanto a Dario Frigo. Intanto il gruppo della maglia rosa se ne va. Dunque questo il primo cedimento. Sì. Eh sì, è il primo vero colpo di scena di questa tappa. Dario Frigo in crisi quando manca ancora molto al traguardo, perché dovranno percorrere ancora 15 km di salita. Abbiamo letto la sofferenza sul volto del corridore milanese. Finito, è finito. Non riesce più a salire e sarà una grossa crisi per lui, e oggi perderà diversi minuti. Differente. Eddie Mazzoleni cerca di far tenere duro Frigo, però vedete ormai gli altri se ne sono andati. Grossa difficoltà per Frigo, mentre notate la differenza di pedalata tra la maglia rosa e quella di Frigo. Maurizio. Sì, sembra quasi che sia andato anche un po' in crisi di fame, perché l'ho visto sempre pedalare molto bene sul Monte Velo e adesso invece è proprio in grossa difficoltà. Ha ragione Davide, oggi arriverà con un ritardo secondo me pesante, però sembra anche strano aver ceduto così di schianto, secondo me è anche andato leggermente in crisi di fame. Ma infatti Maurizio, cioè non è che sia una conseguenza di scatti, perché procedono regolari, cioè il Santa Barbara, se vogliamo, è molto più duro rispetto alla salita di Folgaria. Frigo era sempre rimasto nelle prime 5 posizioni, quindi potrebbe davvero trattarsi di una crisi di fame. Ma e non di una crisi fisica, io cioè, non è che penso, non abbia più le gambe. Io non penso, perché non possono i corridori di oggi incappare in crisi di fame, tra l'altro quando mancano ancora 15 km all'arrivo. Qui è che lui su Santa Barbara ha cercato comunque di stare davanti, non ci sono stati scatti, quindi non è che abbia potuto così scoprirsi tanto, ma io penso che sia stato proprio un accumulo di fatica. Ieri è arrivato con qualche crampo, tanti chilometri di salita, e oggi li sta pagando, perché comunque su Santa Barbara non ci sono stati scatti, ma la velocità è stata sostenuta, lo dimostra il fatto che sono rimasti una ventina di corridori. Abbiamo visto Aitor Gonzalez staccarsi sulla Bordala e adesso Frigo. Davide, però anche Endurance, ricordi, nel 1996 era alla caccia del suo sesto Tour de France, nella tappa di Les Arcs andò in crisi di fame. Però negli ultimi 3 chilometri sì, della salita. 4 chilometri. E quindi qui siamo a 15 chilometri dall'arrivo. Hanno fatto le prime 4 ore di corsa ai 28-29 di media. Non può essere andato in crisi di fame. Secondo me è proprio una mancanza di energie. Non ha recuperato ieri. Maurizio. Sì, può essere come dice Davide, può essere che è anche andato in crisi magari di fame, lo sapremo magari da lui stasera o domani. Tante volte, ieri hanno speso moltissimo, i corridori sono arrivati stanchi, hanno consumato tanto. Oggi, anche se sono andati piano, è stata una tappa molto molto lunga e come dicevo il dislivello alla fine della tappa sarà di 5.000 metri. Quindi dopo il Monte Velo hanno sicuramente mangiato. Però pensando che c'era la salita finale, magari uno sta un po' più leggero e ti senti normale, poi da un momento all'altro vai, come si dice, vai proprio in coma, ti mancano gli zuccheri e vai in crisi. Ma se vai in crisi, anche se poi mangi, non recuperi più, perché quando mangi dopo è come mangiare della benzina normale, non più benzina super, quindi il rendimento non sarà più quello di prima, anche se lui si riprenderà. Maurizio, se uno mangia benzina sta male, sia che sia normale che sia super, comunque abbiamo capito il discorso.
Aitor Gonzalez invece, che era andato in crisi sul passo Bordala, lo vediamo in coda al gruppo. Alessandro, hai notizie su Frigo? Magari hai parlato con il direttore sportivo? Ho parlato con Fabrizio Bontempi, sai, non si possono più effettuare le interviste da meno 20 all'arrivo. Anche lui non sa che cosa sia accaduto, ha detto probabilmente una crisi di fame, però potrebbe essere anche l'accumulo di stanchezza. Comunque sia, ha perduto qualcosa come un minuto rispetto al gruppo. Io vedo anche in difficoltà nuovamente Aitor Gonzalez, secondo me di qui a poco si staccherà dal gruppo, anzi si sta staccando in questo momento, eccolo lì, lo potete vedere probabilmente anche voi dalle immagini. Eccolo qui, Aitor Gonzalez. Anche per lui. Lui una giornata no. Sai cosa succede? Io ho avuto tanti giorni come questi, anzi molto peggio, perché io non ero assolutamente un corridore da corsa a tappe, non avevo recupero, avevo dei giorni che non andavo proprio avanti. Per farvi un esempio, io avevo la frequenza, le pulsazioni che arrivavano al massimo a 180, quando stavo bene potevo stare a 170, 172 anche per tanti tanti minuti. Ebbene, in certe tappe non riuscivo a superare le 135-140 pulsazioni. Quando uno è stanco le pulsazioni non crescono più, è un segno evidente di fatica, di affaticamento. Complimenti agli abitanti di Mezzomonte che hanno fasciato tutte le loro case e anche la chiesa di rosa in onore al Giro d'Italia. E qui siamo sul leader, Cadel Evans. Abbiamo un aggiornamento, ci colleghiamo con Radio Corsa sul vantaggio di Perez e Tonkov. Sì, non è cambiato, ancora due primi e dieci, ancora due primi e dieci, si mantiene pressoché costante. Andatura regolare, Davide, sia regolare perché mancano ancora tanti chilometri. Ci sono, come vi dicevo, corridori come Evans, corridori soprattutto come Hamilton, che cercheranno soprattutto di difendersi. Evans per la verità potrebbe anche cercare di attaccare, ma se sta bene lo può fare solamente negli ultimi 4-5 chilometri, non prima. Un corridore che potrebbe attaccare se sta bene potrebbe essere Cauchioli. Cauchioli era tentato sul Pordoi, è riuscito a guadagnare anche un minuto nei confronti dei diretti rivali, ma dal momento che in salita va più piano di... Attaccato tanto... Tonkov! Sì. Attaccato Pavel Tonkov! Qui la pendenza è tra il 9 e il 10%. Sembra che vadano piano, ma in salita è micidiale. Oltretutto sono già stati coperti più di 200 chilometri. Ha affiancato Perez e se n'è andato. Pavel Tonkov! Possono cambiare ancora tante cose in questi ultimi chilometri. Non dimentichiamoci che i corridori sono in bicicletta da quasi 7 ore e siamo alla fine di un Giro d'Italia che comunque è stato tirato duro per tanti motivi. È diventato papà proprio al Giro d'Italia Pavel Tonkov. Ha sposato una spagnola e infatti ha la residenza a Madrid. Da 4 anni non vince una tappa al Giro. 2:20 per lui sul gruppo Maglia Rosa. Maurizio. Pavel Tonkov, come vi dicevo, sta crescendo un po' troppo tardi, nell'ultima settimana, negli ultimi giorni sta andando adesso veramente forte. E mi ha sorpreso comunque che ha staccato Perez Quapio, che Tonkov non è neanche scattato, è andato via in progressione e Perez penso che forse accusi un po' la fatica anche della tappa di ieri. È normale, anche ieri lui ha fatto un numero, è stato 50 km da solo, è andato veramente forte, anche oggi fin dai primi chilometri ha fatto 2, 3, 4 scatti, alla fine li paghi, e anche se ha dimostrato di essere più forte in salita non è che puoi sempre essere al top e quindi anche per Perez un momento di difficoltà. Ha già perso Dario Frigo 1 minuto e 20 dal gruppo Evans. In questi casi qui puoi perdere anche 40-50 secondi a chilometro, perché quando vai in crisi, quando non vai più avanti. Alessandro, qualcun altro si è staccato, vediamo Bogert. Sì, Bogert ed Engels in coda al gruppo. Esattamente, Bogert è già un po' di chilometri che sta accusando la fatica, adesso credo che nell'arco di pochi minuti perderà contatto dal gruppo. Intanto volevo segnalare che Aitor Gonzalez è in ritardo di 30 secondi rispetto al gruppo della Maglia Rosa. Mentre un minuto e mezzo per Frigo, che viene accompagnato dal fido gregario Eddie Mazzoleni. Pausa per noi con Tonkov in fuga. Podio nella corsa rosa.
in difficoltà il secondo in classifica generale, ovvero Dario Frigo, e il quarto, ovvero Aitor Gonzalez. Tutti gli altri salgono assieme. Maurizio. Vederlo pedalare così, vedendo la sua faccia, sicuramente stanco, però qua non ha più niente da spingere nelle gambe, sicuramente è in crisi di zuccheri. Quando sei così non hai più forza, metti il 23, se avessi il 25 metterebbe anche il 25, perché non ha più forza nelle gambe per poter andare avanti. Si è staccato Miki Bogert, l'avevamo visto faticare molto in coda al gruppo, mentre è legnosa la pedalata di Dario Frigo. 20 secondi invece il ritardo di Perez Quapio, la grafica indica 10 secondi, forse sta recuperando il messicano, l'ultima segnalazione era di 20 secondi, sì, dovrebbero essere 20, Tonkov è molto più avanti rispetto al messicano. Francesco Guidolin, stai con Tonkov o con Perez adesso? Col gruppetto degli inseguitori. Hai rallentato, ti vuoi vedere la lotta per la maglia rosa allora? La lotta più importante è qui di questo gruppetto che è formato da 13-14, non so, non di più, una quindicina ogni tanto, ogni chilometro uno cede. Adesso è stato il turno di Bogert, mi è dispiaciuto molto per Frigo. Ma è stata una cosa improvvisa, ceduto di schianto, non aveva dato alcun segno di cedimento Frigo. Ma credo che quando si spegne la luce diventa dura, poi non riesci più a tenere i rapporti, come dicono gli esperti Davide e Maurizio, non riesci più a spingere, non hai più forza nelle gambe ed è un calvario fino alla fine. No, di solito quando uno non sta bene oppure non è in stato di grazia scivola pian piano in coda al gruppo, magari poi recupera per qualche centinaio di metri, lo vedi dondolare, mentre Frigo da un momento all'altro proprio si è fermato. Sì, perché poi avevano cominciato da poco la salita nella Montevelo, la salita precedente era sempre stato lì davanti, probabilmente lì aveva speso un po' troppo. Perché? Perché quando sei tu un uomo di classifica devi comunque stare davanti, non ha preferito stare lì, proprio perché se fosse andato indietro forse gli altri potevano accorgersi della sua difficoltà e l'avrebbero attaccato. Però lì ha speso troppo, 19, prima c'erano quanti erano? 13 km la salita di Montevelo, è stato anche lì quasi un'ora a tutta, ha speso quel poco che gli era rimasto e l'ha pagata qui. Mancano 11 km al traguardo per Pavel Tonkov. Questo è il gruppo maglia rosa, sta tenendo Lunghi, che vediamo con la maglia azzurra intorno alla decima posizione. Il vantaggio di Tonkov è di 25 secondi su Perez Quapio, 2.35 sul gruppo maglia rosa, 3.30 su Aitor Gonzalez, 4 minuti e 20 su Dario Frigo, 4.15 ci indica la nostra grafica. La pedalata di Tonkov per il momento è ottima, sta andando su molto bene, se riesce a tenere questo ritmo fino al traguardo non riusciranno più a riprenderlo, anche se dietro tra un po' potrebbero cominciare gli scatti. Non so quanti corridori potranno scattare. Per quanto riguarda la classifica hanno interesse a farlo Caucchioli, che ieri è andato molto bene, potrebbe farlo anche Scartin, ma mi sembra anche lui un po' in difficoltà, potrebbe anche farlo Savoldelli che ieri è stato molto bravo in salita, e lo stesso Cadel Evans, che secondo me se sta bene potrebbe cercare di staccare Hamilton negli ultimi 3-4 km. Vedete la differenza di pedalata tra Hamilton e Evans. Poi vediamo Caucchioli, quindi Paolo Savoldelli. Eccoci sul 33enne russo di Ischewsk, una città tristemente famosa perché là venivano costruiti i mitra Kalashnikov. E infatti non era neanche nell'Atlante. 10 all'arrivo. Ancora 3 chilometri e si arriverà a Folgaria. Poi da lì ancora 7 chilometri. Pavel Tonkov è passato al professionismo nella squadra Rus, vincendo la settimana bergamasca. Poi nel 93 è andato alla Lampre Polti, è rimasto 3 stagioni, quindi nel 96 Panaria Vinaville, ha vinto il Giro con quella formazione.
poi 4 anni alla Mapei, l'anno scorso triste esperienza alla Mercury, una squadra che ha chiuso per fallimento, non ha vinto nemmeno una corsa a Tonkov, e quest'anno è tornato in famiglia, è tornato alla Lampre. Maurizio. Sì, Pavel Tonkov era con me alla Lampre dal 93 al 95, è stato anche sfortunato perché, come Michele Bartoli, lui in una caduta in allenamento ha rotto la rotula della gamba, del ginocchio, e quindi ha impiegato più di un anno per ritrovare il tono muscolare del quadricipite, e sicuramente adesso in questo momento vediamo il Pavel Tonkov vero, il suo livello normale. Come dicevo, è partito un po' in ritardo, causa un'influenza, comunque oggi, se continua così, può vincere la tappa, e vedete sta aumentando il suo vantaggio su Perez Quapio, che anche lui è andato in crisi e secondo me verrà raggiunto dal gruppo. Ha guadagnato in un chilometro 25 secondi Pavel Tonkov, ormai è in vista dei meno 9 dal traguardo. Vedete Frigo, ormai per lui questa tappa sta diventando un'odissea. Pellizzotti ha raggiunto e superato Frigo e Mazzoleni. Là davanti vediamo Verbrugge. Mentre sulla maglia rosa, il gruppo maglia rosa sempre al comando Andrea Noè. Prima Dario Cioni, adesso Noè. Per farvi anche qui notare l'importanza dei compagni di squadra, l'importanza dei gregari, persone che mettono a disposizione la propria forza, la propria energia per i capitani. Ancora una volta Noè si dimostra uno dei scudieri più fedeli, più generosi, più bravi del gruppo. Mentre non molla assolutamente Pietro Caucchioli, il veronese che ieri ha cercato di conquistare la maglia rosa attaccando sul Pordoi, è stato maglia rosa virtuale Caucchioli per una trentina di chilometri, poi ha perso tutto nella discesa verso Corvara. Anche Savoldelli sta pedalando con agilità. Popovic sembrava si dovesse staccare, ma è lì, tiene duro, il prossimo. 2 minuti e 10 sul gruppo maglia rosa, Maurizio, per Tonkov? Sì, esattamente, a 2 minuti e 10 sul gruppo maglia rosa. Quindi diciamo che vantaggio è invariato su Evans, è aumentato su Perez. Un altro che sta facendo anche lui una bella tappa è Dennis Lunghi che ha vinto la tappa di Chieti, anche ieri è scattato prima di Canazei, è stato raggiunto a 4-5 km dalla vetta, non è riuscito a stare con i più bravi per poco, e poi alla fine ha chiuso 18esimo a 3 minuti e 52, molto positivo il Giro d'Italia di Lunghi. Alessandro, ci fai una panoramica del gruppo Evans? Sì, allora c'è sempre Andrea Noè che sta tirando il gruppo, alle sue spalle c'è naturalmente la maglia rosa del Giro d'Italia, Cadel Evans, è sempre rimasta la ruota di Cadel Evans. Hamilton, quindi dietro Hamilton Caucchioli, poi c'è Paolo Savoldelli, io ripeto, vedo Savoldelli veramente molto bene, in leggerissima difficoltà Ivan Gotti, accanto a lui c'è Escartin, poi subito dietro c'è Popovic e c'è Rick Verbrugge che vedo ancora leggermente stanco, leggermente affaticato. Comunque Verbrugge è nel gruppo, vero? Sì, Verbrugge è rimasto nel gruppo, Verbrugge adesso per si poco sta staccando una 5 metri nei confronti di Popovic. E l'altro della CSC è Garcia? Allora, è Marcelino CSC Garcia? C'è Sastre e Garcia Alonso. Ecco, sì, qui esatto. Siamo su Sastre. Esatto. Con dal gruppo. Poco più avanti c'è Marcelino Garcia. Comunque molto bene anche Tocing e lo stesso Dennis Lunghi che aveva avuto un momento di crisi. Vedo bene anche Manuel Garate e anche il corridore della Colombia Selle Italia, Munoz. Subito dietro Munoz c'è Ivan Gotti. Comunque mi sembra che Andrea Noè stia per terminare il suo lavoro, sta dando veramente tutto. Attenzione che scatta Taylor Hamilton. E mi sembra, Hamilton. Mi sembra in difficoltà Evans. Parte Hamilton, l'americano. Tutti si aspettavano che corresse in difesa, ma ai 9 km dal traguardo Tyler Hamilton piazza la stoccata. Vediamo se qualcuno riuscirà a rispondere, in particolare se Cadel Evans
riuscirà a stare con l'americano. Mi sembra... Eccolo lì, Tyler Hamilton, con lui Hernán Muñoz. Vediamo, ecco, lo scatto. Guarda, diciamo, qui, lo sai perché ha scattato? Si è accorto che Evans era in difficoltà perché ha perso due metri da Noè. Appena perso due metri da Noè, ha parlato subito alla radio col direttore sportivo. Hamilton si è accorto della difficoltà di Evans ed è partito. Di un'intelligenza superiore Hamilton. Ieri sul Fedai è salito del proprio passo e poi in discesa ha recuperato più di un minuto. Alessandro, si sta sfilacciando il gruppo. Cadel Evans è in assoluta difficoltà, il gruppo si è spezzato in tre tronconi, dunque il primo troncone naturalmente Taylor Hamilton, poi nel secondo troncone Popovic, Escartin e Gotti, nel terzo troncone c'è Cadel Evans che sta faticando moltissimo ma continua a perdere terreno, lo sta staccando anche Rick Verbrugge, lo sta staccando anche Engels, vediamo. E davanti a tutti c'è Savoldelli, Paolo Savoldelli in contropiede su Tyler Hamilton, eccolo qui il falco bergamasco. Paolo Savoldelli evidentemente è riuscito a recuperare tutte le energie spese ieri nel tappone dolomitico e ha al momento 200 metri di vantaggio su Tyler Hamilton. In questi 8 chilometri di salita si decide l'85esimo Giro d'Italia. Già in crisi nera Frigo, stessa cosa per Aitor Gonzalez, ma l'attacco di Hamilton ha letteralmente frantumato il gruppo maglia rosa. Vediamo Evans se riuscirà a recuperare, mentre non mi sembra che voglia insistere più di tanto Tyler Hamilton. Anche perché adesso Savoldelli è scatenato. Savoldelli è scatenato, era sempre lì, agile. Potrebbe conquistare la maglia rosa. Hamilton adesso sta spingendo un rapporto un po' più duro, siamo ormai nell'abitato di Folgaria con Pavel Tonkov, ma dietro Savoldelli sta salendo veramente forte. Tra Pavel Tonkov e Savoldelli c'è sempre Perez Quapio, quindi seguiamo la gara di Tonkov per la vittoria di tappa, ma questo scatto di Savoldelli potrebbe veramente decidere il giro. Qui siamo su Hamilton, a te Alessandro. Crisi assoluta per Cadel Evans, il ritardo nei confronti di Tyler Hamilton è di 40 secondi, dunque 40 secondi di ritardo per Cadel Evans che adesso è rimasto da solo. Se ne sono andati anche Engels, Neerman, Ivan Gotti e Rick Verbrugge. Quindi Verbrugge adesso è davanti a Evans? Sì, assolutamente, ha una ventina di secondi di vantaggio nei confronti di Evans. Avanti a Rick Verbrugge c'è Popovic, ancora più avanti Escartin che sta cercando di recuperare sul gruppo di Caucchioli e di Dennis Lunghi, Muñoz, Tocing e vediamo un po' anche chi c'è in questo gruppo. Addirittura ci dovrebbe Popovic, essere grande, sì. Popovic sta andando molto meglio rispetto a Evans, è adesso saltato Cadel Evans. Allo stesso passo di Dario Frigo, è proprio saltato, non va più avanti. Mentre notate l'agilità, la grinta, la forza di Paolo Savoldelli. È tornato ai livelli del 99. 2.32 per Savoldelli su Tonkov. 2.32, 7 km al traguardo per il russo. Tra Tonkov e Savoldelli c'è sempre Julio Alberto Perez Quapio. Adesso sarà interessante vedere il vantaggio di Paolo Savoldelli nei confronti di Tyler Hamilton. Cadel Evans anche oggi perderà, potrebbe perdere 3, 4, anche 5 minuti. Vedete, si sono raggruppati Hamilton, Caucchioli. Io rimarrei proprio sull'immagine di Hamilton e Caucchioli. Ha raggiunto e superato Perez Quapio Savoldelli, quindi al momento in seconda posizione, ma sta volando per conquistare la maglia rosa. Un'azione fantastica quella di Savoldelli. Ricordiamo che il ritardo di Savoldelli nei confronti di Tyler Hamilton in classifica generale è di 30 secondi. 30 secondi il ritardo di Savoldelli. Fabretti poco prima della salita aveva chiesto a Fidanza: correrete in difesa o all'attacco? Fidanza ha detto: ma oggi bisogna limitare i danni. Invece Savoldelli, sì, ha capito che era il momento di attaccare, ma soprattutto aveva le gambe per farlo. Lo ha fatto ieri. Io non dico che me lo aspettavo, ma pensavo che comunque potesse cercare di fare qualcosa Savoldelli, dal momento che a cronometro è sulla carta più debole di Tyler Hamilton.
oggi poteva tentare di guadagnare dei secondi. Ha già guadagnato un minuto su Evans, Savoldelli. A te Maurizio. Sì, e Paolo Savoldelli sta andando fortissimo, ha già guadagnato più di 35 secondi sul gruppo degli inseguitori. Quindi 35 secondi, mentre Alessandro cosa ci dice? Io vi dico che è molto più di un minuto. Ho calcolato un minuto e 42 secondi in ritardo di Cadel Evans nei confronti di Tyler Hamilton, di Paolo Savoldelli soprattutto. Un Cadel Evans che è atteso in questo momento da Andrea Noè, ma non riesce assolutamente ad andare avanti. È piegato sulla bicicletta cercando di prendere il ritmo. Andrea Noè lo sta tendendo, non sta facendo alcuna fatica. Noè è proprio piantato sui pedali Cadel Evans e credo che perderà ulteriore terreno. È la terza settimana è micidiale, ha fatto moltissimo, forse fin troppo, questo ragazzo australiano a 25 anni al suo primo Giro d'Italia. Aveva sfiorato il sogno della maglia rosa completando la tappa dolomitica di ieri nel gruppo che contava. Oggi evidentemente ha pagato dazio. E vedete, sulla sinistra Pavel Tonkov, sulla destra l'immediato inseguitore Savoldelli. E vedete che in questo tratto in discesa, leggero tratto in discesa, Savoldelli è andato subito nella tasca della maglia a prendere zuccheri. Da mancano pochi chilometri, mancano 6 chilometri all'arrivo, ma si consuma tanto, tappa lunga, sono in bicicletta da 7 ore e quindi deve assolutamente integrarsi. È l'esperienza, esce l'esperienza nella terza settimana. Ma Hamilton non è ancora tagliato fuori. Vediamo chi c'è con Hamilton. Qui siamo su Dennis Lunghi, garate a ruota. Poi c'è naturalmente l'americano, c'è Töchnik, Muñoz e Cauchioli. Maurizio. E Savoldelli adesso a 45 secondi su Hamilton, il gruppo inseguitore. Se riuscisse a tenere questo vantaggio indosserebbe la maglia rosa Paolo Savoldelli, dal momento che Frigo è ormai in ritardo e perderà ulteriormente terreno. Aitor Gonzalez, anche lui è dietro. Cadel Evans, come ci ha riferito Fabretti, ormai è in crisi nera, dunque per Savoldelli gli avversari sono Tyler Hamilton e Pietro Cauchioli. Hamilton non voleva attaccare, lo ha fatto solamente perché si è accorto della difficoltà di Cadel Evans. Quando si è accorto che Evans, la maglia rosa, perdeva 2-3 metri nei confronti di Noè, allora a quel punto è scattato, ha forse abusato della propria forza, però in quell'occasione Savoldelli ha colto la palla al basso, si è reso conto di essere il più forte, ha contrattaccato, Hamilton non ce l'ha fatta a seguirlo e adesso anche Hamilton sta accusando un po', quindi io penso che anche da qui fino al traguardo Savoldelli possa guadagnare ancora nei confronti di Hamilton. Già superato l'abitato di Folgaria, prossime frazioni fondo grande, fondo piccolo e l'arrivo qui a Passo Coe, 1614 metri d'altitudine, e a 5 dall'arrivo Pavel Tonkov. Maurizio. 54 secondi di vantaggio, adesso è ancora aumentato il vantaggio di Paolo Savoldelli sempre sul gruppo di Hamilton. Anche il gruppo Hamilton ha superato Julio Alberto Perez Quapio, dunque ha ceduto di schianto anche il messicano. Alessandro, tu dove ti trovi? Io sto attendendo Cadel Evans ai 7 km dall'arrivo. Il suo ritardo fino a questo momento è di 2 minuti e 40 secondi. Lo vedo in lontananza, dunque dovrebbe essere intorno ai 3 minuti il ritardo di Cadel Evans e Andrea Noè nei confronti di Paolo Savoldelli. Ecco, di qui a poco Cadel Evans, accolto dall'applauso dei numerosi tifosi, sta raggiungendo i 7 chilometri alla conclusione. Esattamente il suo ritardo è di 3 minuti, dunque 3 minuti ritardo. 3 minuti su Hamilton, vero? Su Savoldelli. Quindi 2 minuti da Hamilton, più o meno, dal momento che Savoldelli aveva 50 secondi. Ci stanno tempestando i tifosi di Savoldelli di messaggi di incitamento per il Falco Bergamasco. Il ciclismo è emozione, vola per noi Falco, questo è l'ultimo messaggio. Eccoci con Hamilton. C'è Töchnik, c'è un sorprendente Dennis Lunghi. Ma questa immagine potrebbe significare maglia rosa. Dovrà guadagnare però ancora di più Savoldelli, perché nella cronometro di dopodomani chiaramente Hamilton sulla carta è più forte di lui.
E difatti vedete che è partito abbastanza lontano dal traguardo, è partito a 7-8 km dall'arrivo, forse anche 9. Lui nella crono di Numana è arrivato a 1 minuto e 36 secondi da Hamilton. Quest'anno un Savoldelli straordinario in salita, non l'avevamo mai visto così forte, neanche nel 99, quando comunque non riusciva a stare con i più bravi. Ha attaccato ieri, ha attaccato oggi, una pedalata bella, agile, un Savoldelli che tra l'altro non è mai stato così magro, forse è per questo che in salita va così forte. Magro, ma soprattutto determinato. Parliamo di compattezza di squadre, di lavoro di gregari. Ebbene, la squadra di Savoldelli presentava naturalmente al via anche Ivan 40 e 5 corridori erano dediti a Ivan 40 per lanciare il velocista negli sprint. Savoldelli aveva come uomo che l'avrebbe potuto aiutare sulle salite Paolo Lanfranchi, in seconda battuta Boamburger, mentre né Lanfranchi né Hamburger si sono visti, quindi Savoldelli ha fatto tutto da solo. 2 minuti Tonkov su Savoldelli, Savoldelli 1:10 su Hamilton. 1 minuto e 10, quindi tranquillamente in maglia rosa, ma adesso il suo problema è quello di guadagnare il più possibile, proprio per guadagnare secondi. Sabato c'è un cronometro di 44 km, vedete che la pedalata di Savoldelli è la migliore. In classifica Savoldelli ha 30 secondi da recuperare su Hamilton, al momento ha già 1:10 sull'americano. Maurizio. E un grandissimo Popovic nel gruppo inseguitore, sta andando veramente forte ultima settimana, ultima salita del giro, l'abbiamo visto un po' in crisi prima e adesso sta tirando il gruppetto, grandissimo questo ragazzo neoprofessionista. Hai fatto bene a segnalarlo, Hamilton. Maurizio, hai fatto bene a segnalarlo perché Jaroslav Popovic è del 1980 e riparte Hamilton, ennesimo allungo dell'americano che cerca di controllare chi gli possa rimanere a ruota. Bravo anche Lunghi. Qui siamo su Eddie Engels della Rabobank, ha perso un centinaio di metri. Hamilton, Lunghi, Garate, vediamoli tutti, poi c'è Muñoz, c'è Caucchioli, Töcznig e Jaroslav Popovic, eccolo lì con la maglia bianca e rossa, c'è anche Fernando Escartin. Un giovane ed uno un po' meno giovane, eccolo qua Tyler Hamilton, adesso la pedalata è un po' migliore, vedete che ha messo un rapporto un po' più agile, ma è ancora ottima la pedalata di Paolo Savoldelli. Quanto manca al traguardo? Ci colleghiamo con Radio Corsa. Ormai siamo a 3,5 km dall'arrivo con Tonkov che procede a buona andatura. Il ritardo di Savoldelli era attorno ai 2 minuti, mentre il gruppo Hamilton era segnalato a 3:10 all'ultimo controllo. Gotti era dietro al gruppo Hamilton a 4:16. A te Maurizio. Eh sì, adesso è testa a testa fra Paolo Savoldelli ed Hamilton, i due corridori che a cronometro stanno andando più forte di quelli rimasti, perché Cadel Evans è saltato, anche Frigo è saltato, quindi logicamente Hamilton dovrà cercare di perdere il meno possibile da Paolo Savoldelli, però vedo un Paolo Savoldelli che penso potrà arrivare all'arrivo almeno con 1 minuto e 30 su Hamilton. Parte Muñoz e si muove anche Caucchioli. Muñoz con Caucchioli e Garate. Hamilton rimane lì. La ruota di Hamilton, Dennis Lunghi, poi Töcznig e Fernando Escartin. 3 km al traguardo per Tonkov, mentre Cadel Evans ormai alla deriva. 6 minuti per l'australiano da Tonkov. Sempre di 1:10 il margine di Savoldelli, che viene accompagnato dalla folla presente qui a Passo Coe. Siamo in provincia di Trento, fasi finali, fasi emozionanti della 17ª tappa dell'85esimo Giro d'Italia. Anche Caucchioli cerca di staccare Hamilton, ogni tanto controlla per vedere la posizione del corridore americano. Caucchioli che non ha la stessa brillantezza di ieri, però si sta difendendo molto ma molto bene. E quindi l'aveva potrebbe annunciato Pietro Algeri, che abbiamo visto sull'ammiraglia con Patron Galbusera che incitava Tonkov,
Algeri ci disse Tonkov è un diesel, uscirà nella terza settimana e l'ha dimostrato. Non lotterà per la maglia rosa Tonkov, però un successo di tappa che ormai nessuno, crediamo, potrà togliergli, nemmeno uno scatenato Savoldelli. No, Tonkov vincerà questa tappa e sarà la sua sesta vittoria in una tappa al Giro d'Italia. 3 chilometri per Paolo Savoldelli, adesso vedremo il vantaggio del corridore bergamasco nei confronti di Taylor Hamilton. 1,44 Savoldelli su Tonkov, quindi ha guadagnato una trentina di secondi Savoldelli sul russo. Maurizio. Sì, nel gruppo di testa due giovani come Garate, come Caucchioli, che potranno entrare entrambi nei primi cinque in classifica. Sai, Caucchioli direi che ha risposto solamente a un attacco di Muñoz, è rimasto a ruota per tutta la salita, quindi se dovesse avere ancora qualche riserva di energia potrebbe tentare uno scatto agli ultimi 2 chilometri. Sì, potrebbe tentare. Sia per l'abbuono, sia per il morale, sia per dare una stoccata, così come ha tentato di fare ieri. Sui pedali ancora Pavel Tonkov. Potrebbe guadagnare ancora adesso Savoldelli, potrebbe guadagnare 1 minuto e mezzo in questa tappa. Savoldelli sta pedalando ancora molto, ma molto bene, meglio rispetto a Hamilton. Alessandro, tu dove ti trovi? Io mi trovo nel gruppo di Hamilton, un gruppo che non mi sembra particolarmente pimpante. C'è sempre Caucchioli in prima posizione con Muñoz, che ha tentato in precedenza, come avete detto voi, una sorta di attacco, ma Hamilton ha risposto e non risposto. Adesso Hamilton in prima posizione, attenzione perché nuovo touching e risponde Caucchioli. Il ritardo mi sembra Hamilton che stia accusando, Sì, è Töcznig adesso ad allungare con Caucchioli che non molla la ruota dell'austriaco. Sale regolare Hamilton. In difficoltà Popovic. Mentre questo è l'ultimo aggiornamento tra Savoldelli ed Hamilton, 1 minuto e mezzo adesso. Quindi potrebbero anche diventare 1 minuto e 45. Vedremo quanto potrà resistere Hamilton. Adesso sta sfruttando il lavoro di Töcznig, il corridore austriaco. Ai 9 chilometri dal traguardo, Davide, è successo di tutto. La crisi di Evans, l'attacco di Hamilton e in contropiede l'allungo di Paolo Savoldelli. Atleta bergamasco di Clusone, Valseriana, lui vive a Rovetta. A 29 anni, li ha compiuti il 7 maggio. Non ha mai indossato la maglia rosa, lo poteva fare il giorno dopo Madonna di Campiglio nel 99, quando fu messo fuori corsa Marco Pantani. Lui era secondo in classifica generale, non indossò la maglia rosa, poi quel giro fu vinto da Ivan Gotti, la tappa della Aprica vinta da Eras. E sfiorò il simbolo del primato nel 2000 a Roma, sì, al termine del prologo per 50 centesimi di secondo. Garate è partito, è la volta dello spagnolo della Lampre, mi sembra ottima questa azione. Juan Manuel Garate, un altro giovane che si sta mettendo in evidenza. Vediamo chi va a prendere Garate. Alessandro? Sì, è proprio Dennis Lunghi, vincitore della tappa di Chieti, che cerca di riportarsi sulla ruota di Garate, mentre Fernando Escartin ha perduto contatto da Taylor Hamilton. Escartin in difficoltà, Hamilton in ultima posizione, davanti a lui c'è Muñoz, quindi Töcznig, Caucchioli, che ha un ritardo di una decina di metri nei confronti di Garate e adesso Lunghi in prima posizione. Sembra un po' pesantita la pedalata di Hamilton, Alessandro. Sì, è pesante, ma sai, lui pedala così, è un passista, non è proprio uno scalatore, non risponde giustamente agli attacchi, va del suo passo. Mentre in seria difficoltà Fernando Escartin, un pochino scomposta la sua pedalata. Eccoli i tifosi di Passo Coe, giunti da ogni parte d'Italia, ormai nella zona transennata Pavel Tonkov. Oggi Taylor Hamilton un errore l'ha fatto quando è scattato, anche perché ormai Cadel Evans era in crisi, in netta crisi. Ha fatto quei 2-3 scatti, Hamilton adesso li sta pagando, anche perché poi c'è stato questo contrattacco di Paolo Savoldelli. I suoi tifosi, vola Falco Savoldelli, abbiamo letto sullo striscione. E quindi potrebbe andare in crisi anche Taylor Hamilton, anche se ormai siamo ormai in vista del traguardo.
traguardo. Hamilton non ama gli scatti, preferisce salire regolare. Oggi ha fatto qualche scatto di troppo, ne ha fatto uno giusto invece Paolo Savoldelli. Ultimo chilometro per Pavel Tonkov. Alessandro, Hamilton come è messo? È in difficoltà Hamilton, come abbiamo detto non sta rispondendo agli attacchi, però adesso mi sembra che stia proprio perdendo contatto. Adesso ha una ventina di metri da Munoz, si rialza sui pedali, cerca di recuperare ma è stremato. E infatti l'abbiamo visto dall'elicottero, ha perso contatto Tyler Hamilton. Davanti a lui ci sono Töcznig, Munoz, Caucchioli che procede a regolare, Garate e uno strepitoso Denis Lunghi. Gli aveva dato fiducia Franco Ballerini a Lunghi convocandolo in nazionale e ha fatto bene, questo ragazzo merita. Tonkov sta per tagliare il traguardo, per lui una fuga di 50 km, inizialmente con Perez Quapio, poi tutto solo verso Passo Coe. Falco vola sulle montagne del Giro, vai Savoldelli, ancora messaggi per questo ragazzo bergamasco. A te Alessandro. Hamilton in assoluta difficoltà, adesso il suo ritardo nei confronti del gruppetto di Caucchioli è di 12 secondi e continua a perdere. Ovviamente non ha più compagni di squadra l'americano, quindi dovrà contare solo sulle proprie forze. Sa gestirsi Hamilton. Però anche quei 2 chilometri che mancano possono diventare un inferno per lui. Procede ancora agile Savoldelli. È una lunga volata, deve guadagnare più secondi possibile, c'è un cronometro davanti a lui, lui non è fermo assolutamente, nel 99 ero secondo nella cronometro di Treviso e oggi potrebbe guadagnare, prenderà la maglia rosa, ma adesso staremo a vedere all'ultimo chilometro il vantaggio nei confronti di Hamilton. Ci siamo, Tonkov ormai sta per completare la sua personalissima avventura. Ritroviamo un vecchio campione del ciclismo, Pavel Tonkov, che ha ancora 2 minuti di vantaggio su Savoldelli. Quasi 7 ore e mezzo di gara. Il corridore russo 100 metri. E allora cominciamo a scaldarci noi qui sulla linea del traguardo, sentiamo il pubblico perché tra pochi istanti potremo vedere Pavel Tonkov. Si rassetta la maglia per la foto di rito. Pavel Tonkov e taglia il traguardo, grande prova quella di Tonkov, segno della croce per lui e vittoria. Da 4 anni non si imponeva in una tappa del Giro, lui che il Giro lo vinse nel 96, ma qui siamo sul corridore che può veramente far saltare il banco del Giro. Paolo Savoldelli andrà ad indossare la maglia rosa e saremo curiosi di vedere il margine di vantaggio acquisito sull'americano. Forza Savoldelli, molti suoi tifosi da Bergamo sin qui a Passo Coe. Ancora 500 metri, anche meno. Il gruppo con Caucchioli era segnalato a 1 minuto e 15 da Savoldelli. Più indietro però Hamilton, che dovrebbe essere a 1 minuto e 30, 1 minuto e 40. Ma basterà aspettare un po' e sapremo tutto con precisione. Paolo Savoldelli si mise evidenza al Giro già nel 97, ricordi nella tappa di Cervinia, Davide? Sì, andò all'attacco, andò in fuga, poi venne raggiunto da Gotti, da Tonkov, correva con la Roslotto, poi è passato alla Saeco con la squadra Saeco, è arrivato secondo al Giro vincendo Giri del Trentino, Trofeo La Iguaglia, una tappa del Giro d'Italia a Borgo San Dalmazzo, Giro di Romandia per lui nel 2000, l'anno scorso 2 tappe sempre al Giro di Romandia. Stagione da dimenticare quella appena trascorsa per Savoldelli, è letteralmente rinato il falco bergamasco, eccolo qui, insiste,
salito sempre agile Savoldelli. Eccolo qua Savoldelli, lo vediamo dal traguardo e questo è l'applauso di Bulgaria. Secondo ieri e secondo anche oggi, ma il piazzamento di oggi è molto più importante. Prestazione maiuscola per Savoldelli. E adesso concentriamoci con Garate, che al terzo tentativo è riuscito a staccare Caucchioli. Terza piazza per Juan Manuel Garate, che era settimo in classifica stamani, a 48 secondi da Evans. Evans, così come Frigo e Gonzales, oggi perderanno diversi minuti. Controlliamo, Davide, il vantaggio di Savoldelli su Garate, ma soprattutto su Hamilton. Juan Manuel Garate a 3 minuti e 7 secondi. Ricordiamo che Savoldelli è arrivato a 2 minuti e 11 secondi da Tonko. Quasi un minuto su Garate, passano Töcznig, Lunghi, Caucchioli e Muñoz. Ancora non si vede Hamilton. Alessandro, dov'è Hamilton? Eccolo qui Hamilton. 200 finali. Superiore a un minuto e mezzo il ritardo di Hamilton. Non va più. Viene superato anche da Fernando Escartin. Oltretutto Savoldelli ha guadagnato 8 secondi di abbuono. Maglia rosa per Savoldelli, ormai è ufficiale. Arrivano adesso Escartin e Tyler Hamilton. 4 minuti, quindi ha guadagnato 2 minuti Savoldelli. Quasi, sì. Se si considera l'abbuono sono 2 minuti. E quindi adesso ha un vantaggio di un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo, e non è poco, perché Savoldelli a cronometro riesce comunque ad esprimersi. Nella cronometro in umana ha perso 1 minuto e 36, ma adesso sta andando molto forte. L'ultima cronometro completamente pianeggiante, anche Popovic in difficoltà, ma oggi è stato molto ma molto bravo. 2.11 Savoldelli, 4.01 Hamilton, quindi ha perso 1.58. 1.58 vuol dire che ha 1 minuto e 28 da gestire nella cronometro in Brianza. E adesso in seconda posizione in classifica generale Caucchioli. Caucchioli che è riuscito a superare Hamilton. Quindi due italiani ai primi due posti della classifica generale. Questa è la nuova generale. Savoldelli, Caucchioli, Hamilton a 1.28 l'americano, a 1.39 Garate. Devono ancora tagliare il traguardo Evans, Frigo e Gonzales. Qui siamo su Cadel Evans. Per lui un calvario, ai 9 chilometri dal traguardo si è piantato, così come aveva fatto in precedenza Dario Frigo. Siamo su Rick Verbrugge. Maurizio? Dà l'impressione che anche Evans sia andato un po' in crisi di fame, accusato sicuramente la fatica, però quando uno cede in questo modo il 90% va in crisi di fame. È un lottatore Cadel Evans, ma quando non si hanno più le forze, la volontà non basta. Anche Perez oggi ha pagato, ieri è andato all'attacco, ma alla fine anche lui ha dovuto alzare bandiera bianca. Comunque ha tentato, la soddisfazione per lui è comunque quella di avere praticamente vinto la maglia verde, è il miglior scalatore di questo giro. Il suo personalissimo giro l'ha già vinto Perez Guabio, perché due tappe oltretutto vinte con autorevolezza, vinte per distacco, non sono cosa da poco. A 6 minuti e 20 da Tonkov passa Rick Verbrugge. Sul podio premiazioni Pavel Tonkov. Abbiamo ritrovato Davide in questo giro tempestato da brutte notizie, dalle esclusioni, dalle vicende doping, dagli arresti, dalle perquisizioni. Abbiamo ritrovato dei giovani
vedi Evans, vedi Garate, ma abbiamo soprattutto rivisto Pavel Tonkov, che in tanti davano per finito e che invece ha ancora la classe per poter primeggiare, e un Savoldelli che forse oggi ha compiuto l'impresa più bella della sua carriera, anche se non ha vinto, però è un secondo posto che vale molto di più di un successo parziale. Sicuramente, qui ha ipotecato questo Giro d'Italia Savoldelli, che come dicevi tu nel 2000 aveva sfiorato la maglia rosa a Roma per pochissimi centesimi, battuto da Rusca, poi una caduta nella prima tappa, il voler continuare quando non stava bene fisicamente, lì forse si è rovinato, o meglio ha rovinato una parte della sua carriera. Non è riuscito più a riprendersi, sì, qualche acuto, un secondo posto in una tappa al Tour de France, l'anno scorso un altro secondo posto in una tappa del Giro d'Italia ad Arona dietro a Simoni, ha cambiato squadra, ha cambiato preparazione, è dimagrito di qualche chilo e adesso l'abbiamo rivisto, ritrovato, forte più che mai, soprattutto in salita. Mentre ormai... Mamma mia, non va più avanti Cadel. Vedete proprio la difficoltà, qui va su a 8-9 all'ora, non va proprio su, ma... deve ancora arrivare all'ultimo chilometro. Cadel Evans, che lo ricordiamo, l'hai detto tu anche prima, Evans è da 2 anni che corre su strada, non ha mai preso parte a una grande corsa a tappe, aveva fatto i miracoli, si era superato, si era ritrovato capitano della Mapei dopo. Comunque è un corridore che secondo me nei prossimi anni lotterà per la maglia rosa, quella di Milano, e potrebbe lottare anche per una posizione importante per il Tour de France. E guarda Noè, rinuncia a un piazzamento personale per aspettare il suo giovane compagno in rosa. Questo è il ciclismo. Sì, oggi è successo l'impossibile, perché io sinceramente non pensavo in una crisi di Frigo, non pensavo in una crisi di Cadel Evans, invece ciò è accaduto. A questo punto si può dire che forse il ritmo imposto da Cioni e imposto da Noè è stato eccessivo, forse potevano andare anche un po' più piano, anche perché che Evans è un corridore abbastanza giovane, ne ha trovato giovamente Savoldelli, senza squadra, senza nessuno che lo potesse aiutare, ha usufruito del lavoro altrui, soprattutto del lavoro della Mapei, ha contrattaccato allo scatto di Hamilton e alla fine ha praticamente ipotecato questo Giro d'Italia. Pensa Davide, si è staccato ai 9 km dal traguardo a quasi 10 minuti, anzi arriverà con oltre 10 minuti di ritardo, ha perso un minuto al chilometro. Sì, vai praticamente la metà, non vai proprio più avanti, sei finito, non hai più un briciolo di energia, fai fatica proprio a spingere su quei pedali che non ne vogliono assolutamente sapere di andare giù, ed è una cosa bruttissima, perché sai che comunque è una maglia rosa addosso, sai che il sogno si svanisce in poche centinaia di metri. E ancora più indietro c'è Dario Frigo. Paragonabili le vicende dell'australiano e del milanese. Frigo addirittura, guarda, sbanda. Non va più su, finito. Evans. Frigo ha ceduto ancora prima di Evans. Qui invece siamo sull'atleta più felice di oggi. Paolo Savoldelli. Arriva adesso Aitor Gonzalez. 10 minuti di ritardo anche per lui. Arriva anche Pellizzotti con Mihajlovic. Fino a stamani la classifica era corta, ristretta e incerta. Oggi è successo un disastro. A te, Alessandro. Sì, sono con il vincitore della oggi, Pavel Tonkov. Dopo 4 anni, un nuovo successo al Giro d'Italia. Grazie. Sì, per me è un altro successo. E dopo tanta sfortuna, di nuovo questa vittoria, e questa vittoria volevo dedicare anche a mio figlio, che è nato il 21 maggio di questo Giro d'Italia. Volevo dedicare mia moglie Daria per questo figlio. Tanti auguri anche da parte nostra. L'anno scorso una stagione molto sfortunata, non hai avuto modo di correre e di esprimerti, ma quest'anno hai ritrovato spazio alla Lampre Daikin. Sì, sono contento di correre con Lampre Daikin, sono contento di tornare a questa squadra.
purtroppo giro sapevo che andava male perché partito a Grönninger, 70% di condizioni. Ho avuto purtroppo bronchite e non riuscivo a trovare le mie condizioni. Se anche mesi in marzo andava di più forti di tutti gli anni. Purtroppo così. Pavel, adesso c'è un Manuel Garate che va forte. Sono giovane. Alessandro, è arrivato adesso Dario Frigo, 12:19 il suo ritardo. Quindi Frigo era riuscito a recuperare su Evans. Evans, un'immagine micidiale. Non va proprio. Ormai sbandava. A te, Alessandro. Quel ragazzo che ho conosciuto quest'anno, da Paesi Baschi, spagnolo, che a me è piaciuto, sono un bravo ragazzo e tutto metà giro mi aiutava. Certo, tante squadre risparmiavo e lui per in caso che io salto in classifica. È veramente successo così che lui è adesso in classifica davanti e come diciamo, buona strada per lui. Pavel, è peccato che il giro sia finito perché adesso hai trovato la forma. Sì, ho iniziato a sentire l'ultima settimana un pochettino meglio. Purtroppo è andata così, se appunto Vuelta in Spagna hanno ancora non finito. Perfetto, allora grazie a Pavel Tonkov, complimenti per questo successo. Alina, torna a voi. Sì, deve ancora arrivare, lo vediamo, cade l'Evans in crisi, non riesce più ad arrivare al traguardo. Eccola qua la nuova classifica generale, Paolo Savoldelli in maglia rosa, 55 secondi Caucchioli, a 1 minuto e 28 secondi Hamilton, a 1:39 Garate, poi Tonkov che guadagna 10 posizioni a 3:08, Escartina a 3:19, Tocnik a 5:32, Verbrugge a 7:54. Savoldelli al suo sesto Giro d'Italia, indossa la sua prima maglia rosa. Già nel 97, comunque alla sua prima stagione tra i professionisti, arrivò tredicesimo in classifica generale. Sembrava che doveva essere un corridore da corsa a tappe, difatti poi nel 98 arrivò nono, nel 99 secondo, poi sempre peggio, nel 2000 addirittura 24esimo. Anche perché appunto questa caduta nella prima tappa, un problema alla schiena, non riusciva più a spingere come voleva. Ha comunque concluso quel giro, correva nella Saeco. Tra l'altro proprio ieri durante il processo della tappa ha ringraziato la squadra perché non l'ho assolutamente abbandonato, ma è stato lui che ha voluto cambiare, ha detto non avevo più voglia di correre, non avevo più voglia di sacrificarmi, devo cambiare ambiente per cambiare qualche cosa, altrimenti sarebbe meglio che smettessi di correre. Non ha smesso, anzi si è messo di buona lena, ha trovato una buona squadra, una famiglia e adesso si ritrova in maglia rosa con 1 minuto e mezzo di vantaggio nei confronti, 1:28 nei confronti di Hamilton. Molto bravo anche Caucchioli, secondo a 55 secondi. Ci ritroviamo con due italiani, non lo pensavamo assolutamente all'inizio di questo giro, a Groninger, Savoldelli e Caucchioli. Frigo non ce l'ha fatta, è crollato nei primi chilometri di questa salita finale che ha mietuto tantissime vite, anche a Hitor vittime, anche a Hitor Gonzalez già in difficoltà sul Bordala, è arrivato con 10 minuti di ritardo, ma soprattutto Evans a mio parere ha, diciamo così, non dico mi ha deluso perché pensavo che potesse andare meglio, perché ha messo la squadra del comando, sempre Cioni, poi Noè, un ritmo sempre sostenutissimo, sembrava che stesse bene, poi all'improvviso la crisi, ha perso 2 metri da Noè, Hamilton se n'è accorto, è scattato e a quel punto a 9 chilometri dall'arrivo Savoldelli ha spiccato il volo e è andato alla conquista della maglia rosa. Ancora poche centinaia di metri per Cade Evans. Pensate, in 9 chilometri, 15-16 minuti di ritardo. Quasi 2 minuti al chilometro. Qui sta andando su a 6, ai 7 all'ora. Con Cioni, con... Non possono fare niente, non possono aiutarlo perché è letteralmente vuoto, Cade Evans. Finisce qui il suo sogno rosa. Ieri la conquista della maglia ed eccola qua. La nuova maglia rosa con Alessandro Fabretti. Con Paolo, dopo tanti anni di professionismo, dopo tanta sfortuna, hai coronato il sogno, quello di indossare questa maglia, Paolo. Sì, è già 2 o 3 volte che vado vicino a indossarla e non ci sono mai riuscito per poco e è una grande soddisfazione perché, sai, per noi il Giro d'Italia è importantissimo. E poi indossare anche per un solo giorno la maglia rosa
per un corridore penso sia una soddisfazione grandissima. Ti vedo commosso, è così o è una mia sensazione? No, sono un po' commosso perché cioè, non me l'aspettavo, ero tranquillo, come si dice, però ieri ho visto che andavo bene. Alessandro, però pensavo oggi di pagare un po' lo sforzo di ieri, invece qua nel finale stavo ancora meglio. Dimmi Davide. Davide, mi stavi parlando? Sì, è arrivato in questo momento Cadel Evans con Johnny e Noè. In questo momento è arrivato Cadel Evans. Abbiamo detto, sì, ci eri andato vicino, soprattutto nel 99. Poi alla Seco, tanta sfortuna. Adesso, anche oggi ti abbiamo visto pedalare come nessun altro, lì in salita. Ma una sorpresa per me, c'è da dire che sono migliorato in salita e a cronometro, l'ultimo cronometro, mi aspettavo qualcosa di meglio. Speriamo di far bene nell'ultima cronometro, che è quella fondamentale e decisiva. Un'ultima battuta, poi andrai al processo naturalmente. Sì, devo fare anche il doping, adesso mi diranno gli addetti che cosa devo fare. Allora, un'ultima battuta, la terrai questa maglia, soprattutto per tenerla, cosa dovrei fare? Devo andare più forte del secondo. Grazie Paolo Savoldelli, complimenti. E allora anche linea agli altri colleghi e poi Paolo Savoldelli sarà al processo. Nel frattempo linea proprio al processo.